Allora, quindi ragazzi, potete iniziare a richiedere il vostro giuoco. Grazie a Redocuto per l'abbonamento, grandissimo. 34esimo mese. Allora, quindi la serata giochi da edicola, ragazzi, faremo in questo modo. Faremo in questo modo. Praticamente adesso con il riscatta il gioco potete chiedere il vostro gioco da Eccolo. edicola preferito. Però fai a fare una cosa, Alex, a farmi vedere la live mentre va, così io, mentre loro li scrivono, li vedo i giochi, perché sennò non leggo niente. Lo vedo in ritardo nella live che guardo in TV e non ci capisco una Madonna tra quello che mi dici te e quello che scrivono loro. Allora. Oppure la streaming. Ehi, Ok, ciao, premessa cattolica che qui. tu Marchetto! Aspetta, Calma, molta calma. calma, calma. Calma. Intanto, buonasera Alex, buon Natale a tutti i ragazzi, mi raccomando, mangiate e bevete. Ehi, ciao, mister Andrea, che tu qui? Ciao, cattolica che tu Ciao qui? Buon Shuren, Natale, auguri mi dispiace Marchetto. Shuren. Auguri a Ale tutti. di Birice, Grazie, io mi Andrea. vedo con una donna di 40 anni, che dici, se la do indietro me ne danno due da 20? No, chi è te la donna di 40 anni? Me ne Meglio, ascolta. meglio. Ciao Sì, Zaru. assolutamente sì. Vogliamo cominciare? Io direi. Allora, Mister Andrea, bellissimo Redocuto, bellissimo Breath of the Wild. Non... Ne volendo, se volete. prendiamo 10, 15, non di più adesso, sennò diventiamo matti. Allora, ragazzi, schiacciate sui Allora. bit, sui vostri, scusa, sui punti canale. Ciao Xemblemax, auguri anche a te, grande. Ciao Ma è Zarro. Auf Ciao riscattato, Poldo. Auf Wiedersehen Modi. Che Madonna Ciao è? Redocuto. Ciao Roz. Ciao Joman. Allora, Andrea, Trivella. Trivella, Out Ok. Wiedersehen Monti, per MSX, no, adesso Au. 64, prima 64. Ciao Zuccherone, auguri. 60 titoli per Ciao 64. Leonardo, auguri. Tanto. Siamo a Trivella, e basta. Ciao Cappe, grande, auguri. Ciao Zuccherone, grande, il più dolce della chat, ragazzi, grande Zuc. E auguri anche Allora, a te. riscattati i Scusa, ma giochi. vuoi una mano a segnare sti giochi? No, Ci adesso sto li segno e poi pure vi mando lo screenshot intanto, così ce l'abbiamo tutti. io. Ok, Carta allora e penna. facciamo Ho così. La carta e prima penna. mandata la fai te, la seconda la prendo io. Ok. Ragazzi, riscattate i giochi in chat, dai. Allora, Allora, Auf Wiedersehen Monti. Oh, mi sono pure attrezzato dei foglietti, così almeno... Oh, eccoci qua, Allora, eccoci qua. Trivella, intanto partiamo con Trivella e lo faccio io. Aspetta un Trivella. attimo. Ah, aspettiamo. Wizard of War. Ciao, invasato. Anche perché io Trivella l'ho fatto l'altra sera, lo facevo fare a voi. Bello Trivella, io sono un campione a Trivella, raga. Ciao Wizard of War, Commando. Laudomia. Auguri. Scrivi almeno che ero dentro. Oh, Bruce, grande. Comando l'ho segnato. Ciao Leonardo. Allora, questo ragazzi, Qui segnano Turrican, ma non è riscattato così. Ah no, Turrican play di... Sto capendo bene. No, no, Turrican non è stato no, non riscattato. c'entra nulla. Non è Ok, un nome, ho non è un capito. gioco. Ciao Bert, grazie per l'iscrizione. Intanto Niki Non ci sto Nikla. capendo un cazzo tu. Ciao Laudomia. Laudomia. Andrea deve tossire e quindi si muta. Si muta per la Scusate, tosse. scusate. Ma di che? Ma sta scherzando, ci Allora, Marche, mancherebbe. dai, bocca al Ciao vino, Bruce. intanto ti fai trivella, poi là ti scriveremo. Ah, lo faccio io, ma dai, me lo lasci? Ma io, Marche, l'ho ragazzi, fatto riscattate questi ora. cazzo di giochi perché sennò diventiamo matti se li riscattano mentre state giocando. Allora, Burger Mago Time. Topo. Vabbè, io intanto entro in Parsec. Mago Burger Topo, Burger Time. Time, Attacchino. No, ma voglio cominciare io. Aspetta, No, oh. trivella quello perché volevo fare Marchetto, per quello. Burger Time, ma non è riscattato attacchi. Ah sì, 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 attacchino sì. sì. Però devi stare molto calma. Già Lallo, te stai nervosi troppo. è vero Lallo. Prima siamo Attacchino. arrivati, Marchetto, a 430, mi sembra, 340 spettatori. Ma che vuol dire che fa? Io Tanta una cosa che ho roba. sempre detto e continuo a dirlo, questa qua è la community di retro gaming più bella di Twitch, ragazzi. Sicuramente più Questo è... simpatica.
Sì, ma è proprio è molto, È un po' come posso staccato, dire, è via. partecipativa. No, è partecipativa, è molto presente, quindi sono assolutamente contento di questo. Vai, Bravi, riscattato, bravi, come bravi, bravi. vedrai. Army Man. Fatto, Siete fantastici, grazie fatto. Surfino. Ciao Grande. Surfino, grande. Ciao, Ciao Gold. Mario Goldberg. Ciao Gold. Grande Surfino. Oshiro Retro. Grazie Bruce. Oshiro. Rolling Thunder, però vabbè, poi vedremo il nome che c'ha l'originale. Se Ok. lo faremo da coso, da come si chiama? Da edicola poi. Allora, Esiste? Ah beh, sì. Rolling Dai che ne abbiamo smessi 9, Ok. eh. Tenete presente che sulle cassettine c'erano praticamente soltanto giochi che erano in single load, non c'erano i multiload. Quindi giochi come Sì. Turrican non ci sono sulle cassettine, ok? Cioè c'è, ma ci sta soltanto il primo livello di Turrican. Frenzy persiste. Allora, retrogiochi dice Fire. Frenzy. Coppola. Prendi. For Fire. Coppola. Allora, aspetta, tanto quella dopo viene in diretta. No, cazzo, Frenzy poi. Ah, che bello. Frenzy, abbiamo detto. Porca Ok, miseria. la vedo di qua. Frenzy, dove cazzo siamo rimasti? Fire. 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 Allora, Cos'è? Alfer Alfer. 2. Che gioca Alfer 2? Mai sentito. Manco Alfer io. Boh, 2. proviamo un po', dopo vediamo, dai. Dai che ne mancano 3, dai che ne mancano 3. Allora, inserisci joystick nella porta Tubature, 1. dice Luca Andreini. Madò, Tubature. tubature bellissimo. Bellissimo. The Super Detective Pipeline. Game invasato. The Detective Game, l'ultimo. Lander. Ender. Vedi un po' Esiste un marchio Lander? destra-sinistra? No, 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 volevo cominciare io, bastardi. Lander, finiti, tranquillo. finiti, 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 finiti. Prova te. Sì. Ok. Allora gioco Aspetta per che... secondo. Hurricane. Così mi faccio attacchino. È figo attacchino. Non ci si capisce niente, però è figo. A me piace giochi da sti Ok. Giochi a Zelda. Vai, schiaccia. Ah. Mi devi mettere il porta 1. Bu del pubblico per Marco Turrican, eh. No, dai. Allora, intanto giochiamo a normale, raga, perché... Dependiamo Ciao, Trivella. Blackpoint. Esatto. Auguri pure a te. Questo Eccolo è qua, un... questo Trivela. Esatto, questa è una versione per Commodore 64 di Anteater. Sì. E questo ricordiamo che è uno dei primissimi giochi della Sierra Online. Sì. Della Sierra Leone. Eh? Dai, andrei Nebone. a... Corri, corri, Porco! corri, Tutti insieme sono usciti. corri. Sottobraccio, Stintoniti. sottobraccio tutti Puzzoni. insieme. Sottobraccio di papà. Dove sta? Tu, Qui o tu, qua? tu, para, 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 pa. Quanto mi piace sotto il braccio di papà, io ancora lo faccio. Quello non si può No, prendere. no, 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 uno ti ammazza. no, no. Ciao, Maestro Marco, Tremo! Maestro Marco, Oh, Maestro Marco. Ciao, grande Tremo! Tremo. Attenzione, Turricano. Forse gliela faccio. Sì. Sì. Vai. Dimmi. Io l'ho scritto. Suoni che decidono la vita in breve tempo. Cosa? Suoni. Sì, vabbè. Facciamo perdere. Ti sento negativo questa sera, Turricano. Me? Ti sento un po' negativo, sì. Perché? A Non lo me. so, non lo so. Attenzione in alto. Mamma Qua. mia! Questo è Come vedi, Crash, sono ragazzi. pieno di entusiasmo io stasera. Bene, bene, così ti voglio, pieno Sono un entusiasmo. po' impaurito perché ieri. Orca zozza. Ieri sono stato praticamente circondato da infetti, quindi. Dai, tanto sto periodo c'hanno... No, Vai, i vai, vai, lo ragazzini, leo a me scusa. lo Scuola dici. Appunto. reale o lazaretto? Mamma mia. A No, siccome se io sto casa male mia? non lavoro e se non lavoro non mi Certo. pagano, mi rode un po', capisci? Certo. No! Porca È zozza, invasato, eh! ovvio, ovvio, pure io lo giocavo su MSX. E E io te magno, tiè. io me te magno. Eh sì. Allora.
Allora, ragazzi, livello intanto 9. votiamo, per Trivella. Non è semplicissimo a livello normal sto giochillo, ragazzi. Ce la farò? Questo è molto natalizio sto stage, Sì. eh? Questo era un gioco che a Natale si giocava tantissimo a casa mia. Noi era proprio l'appuntamento con i 64 amica, Sì. sera di Natale sempre. Ma bellissimo perché erano i propri giochi da edicola, no? Sì. Oh, metti il gioco del calcio, oh, metti il gioco del tennis. Poi erano cose fighissime perché comunque non sapevi quali erano i nomi Eh originali, no? E certo. quindi creavi. E soprattutto c'era no, un brivido, però comunque la sensazione di sorpresa, no? Di quando tu compravi la cassettina, leggevi il titolo e non sapevi che cosa ti aspettasse. È una cosa Io bellissima. mi ricordo il fiato in gola quando dall'edicola tornavi a casa che iniziavi a aprire il libretto. Madonna santa, Che sì. sarà, che non sarà, questo ce l'avrò, non ce l'avrò. Sì, perché poi c'è stato pure il rischio di averci i doppioni, magari chiamati in modo diverso. Dei certi giochi ce l'avevi sei orte. La mia turrica, cosa hai Esatto. fatto adesso? Lo so, però volevo levarmi di torno quelli che sono chiusi lì a sinistra, perché sono un po' Parlando rognosetti di quei quelli. singoli che devi ritornare verso l'alto, diciamo, Sì, sì, per prenderli. sì, sì. Non è Sono proprio un po'. Eh precisissimo il sì. comando che tu gli dai. Un po' Un po' un un dito dito per nell'ano. calibrare l'azimut. Porca miseria. Porca miseccca, porca miseccca. Dopo io ho comprato una cassetta che praticamente lo regolava da solo, insomma, no? E mi ha svoltato proprio la vita. Ma Vedete che roba? funzionava davvero quindi? Sì, perché praticamente te sentivi, mi sembra che era che te sentivi il rumore e quando si allineava giravi finché non sentivi in un certo Sempre. modo. Sono sempre stato. No! Molto dubbioso. Ok, questa cosa. L'azimut, esatto. Oh, qui comincia a diventare un po' impegnativo, No, eh? no, Roz, con la cassetta dovevi sentire e poi giravi il cacciavite finché non sentivi il rumore che diceva sulle istruzioni. È come la macchina, la devi guidare col culo. È Eh sì. uguale alla cassetta del Commodoro. Se io riesco a togliermi queste file. Grande. Attenzione, Ok, recuperato. Un po', eh? Se ce la facciamo. A portarsi a casa pure sto livello. D'Alex dice se trovate la strega o la maga come gioco. Una fila dei 15 già, ragazzi. E Vabbè, scrivetelo, metti per ultimo. sì, lo metto per strego. Però. Ok, questi rognosi si siamo levati. Poi 530, quindi possiamo andare con molta calma, ragazzi. Quindi gliela dovrei fare teoricamente. 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 Teorica? No. Come ci sono arrivato là? Cannoncino per me. Tratto un'altra vita. No! No! Ma che deficiente! Ma se può morire così? Avevo appena preso una vita, già. Ma dai. Forese, già. No, attenzione. Grande Andrea. Non ce l'ho fatta, volevo salire su, non ce l'ho fatta. Quello dopo, il livello dopo è veramente una carognata. Sì. Vero. Guarda quanti sono. Benedetti, veramente. Andate qua da sopra. Allora, qua. Ah, Marchetto, prima abbiamo fatto Sì. Turrican 2, Aga. Mo giocavo. Ah, che bello! Hai visto Però che se. meraviglia! È spettacolo, solo Rallentamento che però, vero? se non metti la fast almeno a 2 non va, la slow. Non me lo Non ho capito. caricava. Ah, sì, servono almeno 8 giga di RAM oppure di. Sì, giga. No! Magari giga. Mega. Mega. Vieni qua tu. Questo già abbiamo fatto, Iber, anche un torneino una sera. Ha vinto. Grande Turicano. Io andrei al Non prossimo. mi ricordo. Dai, se volete cambiare, cambiate, perché io vado avanti a oltranza qua.
sono malato io di sto gioco. Ho vinto io, Urichello, io mi ricordo. Il prossimo è Alfides e Monti. Briga l'ha scritto Alex, io sinceramente non mi ricordo. Vabbè, comunque mi ricordo che io feci una buona... no! Dai, leva, dai. Allora, troppo tempo qua. Andrea 70 schi 8 giga all'epoca costavano quanto un appartamento. Assolutamente sì, è vero. Allora, quindi il secondo, Andrew, com'è che è scritto? Piedersen Monti. Sei sicuro, sì? Au solo non mi sa metterò niente. Oh, grande Harry che dice che tra poco arriva. Grandissimo. Grande Harry. Monti con la Y. Piedersen. Con l'H. Allora, qua mi... Ah, eccolo. Ah, però questo è QD32, quindi non glielo fa caricarlo. Ma il gioco... Ah, questo perché è originale il nome. Però guarda, allora aspetta, facciamo così. Io vado su Play Edicola su internet. Su Sobox. Ti dice la conversione. E vediamo la conversione, sì. Su Edicola 8-bit. Vediamo, Allora... Dunque, Auviedersen Monthly Monti. Forse arrivederci, Mortimer. Sì, ecco, l'ho trovato. Ma che? Ah, ok, perfetto. E arrivederci, Mortimer. Però fammi fare una prova a vedere se com'era il nome originale. Auviedersen Monti. Monti. Nessun gioco trovato, ma sicuramente l'ho scritto male. Comunque qua mi dice nome originale è Auviedersen Monti, arrivederci Mortimer. Eccolo. Allora, arrampicatore, arrivederci Mortimer, Blood Mole, Crazy Poco, Falcon Crest, Flying Mole. Mamma mia, quanti ce ne stanno. Devo dire Crazy Poco, che cazzo di nome è? È lo stesso gioco. Cioè, si chiama Crazy Poco. Poco pazzo. Poco. Cori, ma quanto mangi? Poco. Dai. Ah, questo devi caricare, però questo è versione cassette. Stasera la cassette. Sì. La cosa di stile, no, il sito web. Cos? Aspetta. Allora, il sito internet di Epic Games è andato giù oggi, è andato in down. Perché sti pazzi hanno messo alle 17 il gioco gratuito. Dead Stranding Director's Cut. Quindi praticamente c'è stato un overload de click e il sito casino. è andato giù. Io infatti cercavo di scaricarlo e non mi faceva nemmeno entrare. No, il sito web rifiuta la cosa. Aspetta, scusa. Alle 7, alle 19 ho riprovato a entrare, mi ha fatto scaricare il gioco, ma il gioco non era più la Director's Cut, ma era il gioco Dead Stranding normale. Complimenti, Eric. Sì, il casino, mentre il macello. Ma il gioco avevi. Cosa? Il gioco che tu già avevi. Sì, già ce l'ho. No, già c'è qualche problema, perché vedi come... Ma in realtà anche la Director's Cut già ce l'hai, il semplicemente ci sono dei contenuti in più. Sito web destinazione rifiuta la richiesta. Ah, c'è sta un problema con i server loro, allora. Sì, tanto questo si va a collegare. Allora, l'altro che avevi detto, il cercatore? Allora, l'altro si chiama, molto ridico, Baby Monti. Allora, Flying Mall. Oppure Falcon Crest. Ecco. Oppure Arrampicatore. Melo, buonasera e tanti auguri. Oh, ciao Melo, tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Tanti auguri a te. Tanti auguri. No, questo non lo fa caricare proprio. Porca miseria. E mocchia pa proprio il gioco. Questo non lo carica proprio. C'è sta allora Blood Mole. Blood Mole. L'abbiamo fatto in tutte. Questo. Formula 64. Esatto, numero 20. Ciao il Melo. Ciao Melo. Ba ba bo be a be.
Però c'è qualcosa, perché vedi quanto gli ci vuole a caricarli? Ma quello però. Caricarli da dove? Da No, cassettina? sul Cioè, caricarli. play edicola, vedi che gira, 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 ecco. Ecco. Perché deve decompattarlo poi. Allora. Se pure che stasera c'è un sacco di gente che la sta utilizzando. Potrebbe Sì. essere. Ciao Andrea 18, VRC, World Rally Championship. Eccolo, ci siamo riusciti. Non parte benissimo, devo dire. Con sto trapano dentro all'orecchio, non ho Però schiaccia. delfini. Delfini. Comincia con un richiamo per delfini. E Vai Marchetto, schiacci. poi ti chiede subito, suono sì, e tu sei portato a scrivere, a mettere no. Ah, mi ricordo. Io no. Sì. Ma cos'è quella roba? Un mini elefante No, con no, lo no, quello yo-yo? è Quella è l'orso talpa. della casa blu, ragazzi. Io sono l'orso della casa blu. Porco Ah, però miseria, non abbiamo oggi no. votato, non abbiamo Guarda il votato. culone che c'ha. Guarda che cappone. Non abbiamo votato per coso? Il primo, per Trivella. No, ma quello sopra cos'è, Turrican? Un elefante con lo yo-yo? Ok, quello l'ho preso. È un elefante con lo yo-yo, esattamente. Ah, l'abbiamo votato? No, però nel compenso ho perso l'udito intanto. Ma perché è troppo forte, raga? No, perché c'è Vabbè. questo fischio che distrugge, ha delle frequenze incredibili, Ce n'hai distrugge. altri 9, eh? Di cosa? Di dita. Hai perso l'udito, uno, ce n'hai altri 9. Cazzo, Turrican, madonna mia. Porca miseria, ma... Dubbi. Dubbi. Ba 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 ba. Io ho un leggerissimo dubbio che sta versione sia un po' glitchata e che anche la musica sia un po' difettosa, perché mi sembra un po' Così, strano. così bella. C'è l'audio che non Vero? dovrebbe far così, dicono. Porco. Porca zozza, regà, non si capisce che tocca fa. Non si capisce veramente che bisogna fare. Over. Intanto è uscito soltanto la scritta over. Allora, Redwood, passerei oltre. Ah, però mi incuriosisce perché vorrei capire come si gioca. Sembra uno scacciapensieri. Intanto votiamo, ragazzi, pure per questo Auf Wiedersehen Mondli. Saltacella! Dove sei andato a finire a un certo punto? Vedi? Vai Quando sì, salgo. va sulla Ah, schermata sopra. ok, compare. Allora, mo qua. Da. Da. Uno. Da. Due. Ma è random. Eh sì. No. Ma come caspita. Pa-pa-ra-pa. Ai. No. Perché non va lì? Ti giuro, questo gioco con questa musica veramente mi sta uccidendo a Natale. Tu sei una bestia non decifrata tra un No. castoro. Don Chuck Castoro. Allora, io devo dire che il personaggio risulta anche simpatico, se vogliamo. Però porca miseriaccia zozza. Ciao Dave Master. Oh, allora. Papara papara. Dai, mo qua. A posto, in pieno. Lo Basta, levamo, eh. vai, leva. Ci ha fatto via i nervi. Va. Allora, il terzo gioco per Turicano, Andrea. Wizard of War. Oh, bello. Cosa? Come si chiama? Wizard of War. Wizard of. Però è l'originale Wizard of War. Vediamo come si Allora chiama. bisogna cercare come si chiama, aspetta. Allora. Wizard of. Oh, Wizard. Allora, dungeon oppure i cunicoli oppure thriller. I cunicoli. I cunicoli. I Cunicoli. cunicoli. I cunicoli. I culiculi, Unicoli. bubi i culiculi. bobubi, Bubi, 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 bubi. perché Bubi, qua non bubi. c'avevi Cosa?
È la musichetta del gioco di prima. Allora, eccolo qua. Ciao, Shuren. Ciao, la birra di Volt, buonasera. Chi è? Yeah. Yeah. Chi è? Chi l'è? Chi è? Yeah. Buonasera. È Santa Claus Harry. Harry, c'è il pomodoro. Ma lo so, ma sono avvenuto. Entusiasmo Harry, porca zozza. Vai su Parsec, vai su Parsec. Auguri Harry, vai su Parsec, vai su Parsec. Che fatto anche la domanda. Vai su Parsec. Caspita Harry, no, ma l'hai sentita la musica del gioco di prima? No, ma meglio. Ma veramente, era proprio così. Forse era molto peggio in realtà. Mamma mia, che brivido. Allora, ho provato a entrare, ma nessuno mi ha accettato. Mi ricorda Berserk sto gioco, raga. Sì. Un saluto a tutti. Ah, si muove. Non mi funziona più. Ecco. Gerard Berserk. Non mi funziona non è più. Te sei giallo, no? Sì, ma non mi funziona più. Prima mi si muoveva, adesso no. Giallo di destra sei io. Ciao, no, prima stavo a guidare il blu. Buona io. Serata. Ah. Allora hai fatto la tua sfida. Ciao il Melo, no, ciao aspetta. A tutti quanti, ciao una Zitterone, ciao Bruce. Una volta quello di destra, un'altra quello di destra. Aspetta, te l'ha presi tutti e due. Mi si sovrappone i miei auguri con altri. Scusami, Ar. No, fai pure. Ciao Brighe, ciao aspetta, tutti quanti, così. Ciao Roz. Ma forse è proprio la meccanica del gioco è così, Però un po' offire. Ma cosa vuoi fare in questo gioco? Geralt Berserk. Eh beh, tu devi andare avanti, uccidere i mostri, basta. C'è altre cose. Ciao Gigafab, ciao a tutta la chat. Auguri, auguri. Cosa succede se io vengo da questo? Devi stare attento, perché sono... Ah, sai perché? Perché immagini... tu hai messo il joystick in porta 2 e ti fa la sfida, no? Camiseria. Ah, ok. Giusto. Ciao Ste. No, il problema è che non capisco qual è... Te sei lo blu. Scopo? Lo scopo è ammazzare tutti i mostri. Ma ho capito, ma rispawnano in continuazione, Harry. Non è vero. Sì. Vedi? Eccolo là. Ah no, è l'effetto Pac-Man, ok. Aspetta, Guarda. Facciamo così. Devi uccidere tutti i mostri. Almeno io gioco con quest'altro, dai. Ok. Esatto. Poi... Il gioco porta dell'entusiasmo in sé, perché nell'avanzamento, a parte il mostro finale che è un'inquietudine assoluta, ma la cosa bella è che andando avanti poi si incastrano questi mostri trasparenti, evolvono, spariscono, sparano, infatti mi ha sparato. Ti fregano. Posso dire che non è male per niente questo gioco? Ragazzi, questo ma adesso stava pure in sala giochi. È un giochino giocone, Wizard of War stava anche in sala giochi, ma che? Sì, sì. Questo. Fuori! Sì, sembra Max, magari non a Natale. Ma dimmi, puoi sparare, visto? Anche... Ciao, Babbo Natale, servo del Natale. Ah, io ho colpito a te? Ma è apparso una specie di... Sì. Double score. Dungeon. Ah, io non posso ricontinuare. Hai sentito? No. No, infatti è bello, Bert. Votate per Wizard of War. Io a questo gli do un 7,5, raga. Che anno è? Non so. Che giorno è? Che giorno è? Questo è il notate, tempo. Cioè, uno è sparito. Uno è sparito. Eccolo. Questo è una sorta di non so, T-Rex con la coda. Cioè, una cosa inquietante. Che sì, spara. Sembra pure anche un dragone di quelli che stanno sui sui vessilli. Sirio? Molto gallese. Molto scottici. Esatto. Galles Scozia in realtà questo. Spossis. Tutte e due, vai. Tutte e due a unisono. Questi sono urticanti. Attenzione, vai. Incredibile. Hai visto? Guarda, c'è il mago Forrest. Mago Forrest. Attento, che pazzo, è pazzo! L'ho ammazzato. Crazy. Sì, lui è il Wizard of War. Invece non lo fa. Fare solo... Infatti ci rimane un po' male. Siamo nell'arena. Ma che siamo... bestie sono?
demoni, mostri. Questi sono demogorgoni. Demonil, Demonil. Sono morto. Sono morto. Ma siamo 349. Visto? Prima eri siamo arrivati a 4,50. Oh, visto. Incredibile, incredibile. Buon Natale a tutti, quelli che seguono il canale meraviglioso. Cianci, buon Natale. Cianci, buon Natale. Seguitelo perché non solo a Natale straordinario. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Ciao X. Ciao X, auguroni. Del week facciamo super seratona Sega, Sì. Veramente? Quando? Facciamo, c'era una volta Sega. Ok. Che detta così è tipo... È un po' inquietante. C'era una volta una Sega. Però in realtà è vero. Esatto. È una cosa molto vera. Parla di un gruppo di persone in andropausa. Esatto, è più che altro, sì. Veramente. No, è scappato. Niente, fuggito. È scappato il farfallino. Parabam. Oh. E notate che c'è una sorta di rata in basso, che c'è tutto dungeon in fondo. Cioè, sì, è un gioco un po' particolare, un po' strutturalmente particolare. È molto bello, è molto bello. Allora, poi ci sono i nemici che spariscono, sono invisibili. Allora, Emmy c'ha una grafica molto minimalista, però è anche molto giocabile. Vedi quando la grafica non è importante? Vedi che bello. Il radar è inutile, però nella mente. Vabbè, ma io sono cretino allora. Nella mente di chi gioca è inutile, ma nella mente di chi guarda. Allora, mo toccherebbe. Perché il radar è inutile? No, attenzione, per rispondere in maniera intelligente alla domanda del Melo. Il Melo, il radar è utile perché in alcune fasi del gioco, non adesso, i nemici diventano invisibili. Esatto. E l'unico modo per riuscire a capire dove cacchio sono è sotto. Il radar. Vero. Quindi, allora, prossimo, Andrea? È assolutamente utile. Io lo faccio io, Turicano? Te. Non è che cambia gioco a seconda di chi lo fa, era per sapere se devo premere o no. Allora, io ero già dentro. No, te sei dentro. Comunque, sei il prossimo gioco è Commando. Cos'è? Questa polemica molto sterile che ha fatto adesso l'Andrea, veramente. Che polemica? Cos'è? Sì, perché hai detto che noi giocheremo. Pensavo che i giochi cambiassero. Noi lo giocheremo col nome da edicola che è Assale. Massimo, Simoni. Buonasera, che brutta persona. Buonasera, Simone. Sempre più rotto dall'etanolo, grande. Simone. Sì, esatto. Happy New Day. Ciao Alex, ciao Andrea, ciao Henry. Ciao Pippo, ciao, sì. Guarda. Oh Pippo, buonasera. Salutone a tutti. Ciao Pippo, prende via. Assalti. Cos'è? Assalti. Vai Andrea, sparo per iniziare. Sparo per iniziare. Assalti hanno cercato di fare una parola lunga quanto Commando. Per forza, se no glitchava tutto. Ovviamente questa è la prima versione. Sì, sì, quella originale, sì. Senza addirittura aerea, alcuni giochi neanche ce la mettevano la scritta. Su questa Andrea proprio. E bombe te devo sparare io con spazio, Spazio ultima frontiera. Qual è il signor Marchetto che dice spazio ultima frontiera? Spazio ultima frontiera. Questi sono i viaggi interstellari della nave spaziale Enterprise, alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà, lì, fin dove nessuno è mai giunto prima. Sentite la musichetta di zio Chris. Questo è altro, mentre si scorre questa grande musica. Questo è altro, grande su Sala Giochi 1980, ragazzi. Tanta qualità. Pa. È con l'uomo con la tuta verde. Maledetto. No! Maledetti! È passato e andato. Maledetti! Chi è? È Pippo. Oh, Pippi! Abibo! È lui? È lui o non è lui? Cer... Ma per dai, che cazzo, allora. C'è del silenzio. Ah, ma sono mutato. Buonasera, sono gli scordiani. Ciao, Pippo! Buon Natale! Ciao, Andrea. Beh, ora una gang involontari. Esatto. Una gang involontari. Esatto. Faccio la battuta, se dai Andrea. Andrea, no, non devi andare su, devi mettere qua e aspettare di ammazzarli a tutti. Quello che sto cercando di fare. Di lato, di zero. OP, te li metti di lato. E poi me lo rivano. Sono quasi pronti i circuiti di Indie. Sul genere. Preparato.
Oh! Preparate perché tanta roba. È riuscito a risolvere il problema della moltiplicazione della dei pani e pesci. Periodi biblici e di periodi di. Allora, ragazzi, votiamo. Votiamo per Astalti, alias Commando. Che caspita, questo è uno dei giochi migliori che sono usciti, una delle conversioni meglio riuscite per Commodoro. Io darei un 8. Ma anche una colonna sonora cui contro veramente cioè una musica straordinaria. Rob Hubbard. In uno dei suoi Rob Hubbard. Senti come riempie la bocca. Rob Hubbard. La bombarda veramente, io picco desisti, aria numero 2, ora madonna ma che modo è da destra, è arrivato a sinistra, vedi che bello. Prossimo per Andrea. Il prossimo gioco si chiama Burger Time. Ma no, aspetta. Aspettate che vedi col titolo sulla cassettina. Vai. Che è Palinaro. Vai. Allora, Captron oppure Hamburger. Oppure Hamburger Time. Oppure Paninaro. No, ti prego, cioè, carica Paninaro. Paninaro. Hamburger Hill. No, Paninaro. Questa è una rapina, Paninaro. Porco. No. Hamilton Burger per gli amici. Allora, la cosa inquietante di questo gioco, se posso usare un... La salsiccia con i piedi. Bravissimo. Bruce dice di guardare anche... umana proprio. Di guardare i voti su Lemon. Va bene, però non ci stanno i titoli italiani sul Lemon, quindi bisogna gli originali. Allora, diciamo così. Va bene, sì, facciamo una cosa. Noi siamo dei ragazzini che stanno su a prendersi la cassettina, no? Ce la compro e trovo questo splendido hamburger. Poi dopo facciamo una sorta di viaggio nel tempo. Pixel Perfect per passano salire... 35 anni, più o meno, no, 36, 34, 32, 31. E siamo su internet a cercare su Lemon i punteggi. Esatto. E questo gioco prende 6,7 su Lemon. Burger Time. Ma veramente? Sì. Poco. Così, colpa della salsiccia. Colpa della salsiccia. Secondo me sì, perché è veramente inquietante qua. Ricordo che Andrea c'ha il pepe, puoi sparare pure. Ma poi ha delle braccia verdi. È contato il pepe, ce l'hai sopra, Anche le gambe verdi. Le braccia verdi ce l'ha pure il Pipo che cammina. Esatto, anch'io ce l'ho, sì. Vedi? Ma soprattutto il fenomeno dell'autocombustione poi si è risolto. Non ho capito. Non hai preso fuoco l'altro giorno? Ah, sì, è vero. Ho preso fuoco, praticamente. Ho preso fuoco. Sì. Mi dispiace. Rumenic. Ma il maglione era importante? Ho comprato un maglione di lana. Un maglione importante? Bella gol! Non la finisco di pensare perché sai. Notate invece l'uovo. L'uovo messo in cazzata. È ancora più inquietante. E il cetriolo? Il cetriolo, quello è brutto perché c'è... Il cetriolo, sai, lo metti lì. Cosa? Poi anche questo fuoco e l'hamburger poi che cade borghese il cuoco. Cosa voglio di più? Dato un saluto borghese. Un hamburger importante. Allora votiamo, ragazzi, per il Paninaro. Vai. E la salsiccia, sai, quello che sei da un po'. Dove sei tu? Ma ricorda che c'è il pepe, sai, e se premi il fire tu lo spari, sai. Oh, grazie Invasato per l'abbonamento. Grazie Invasato, grazie. E fa così. Pixel Perfect. Sono io. Ma da capo? Sì. Ma perché? È fastidioso. Perché da capo? Perché da capo? Pipo. Grazie Invasato, grazie mille. Cazzo. Dai, Andrea. Digital nome, Ano. Ane. Cosa? C'è scritto N, avevo capito Ano. Allora, votiamo intanto. Oddio, a me non mi sembra una grandissima conversione. No. Io darei un 6 e mezzo. Il fatto che quando muori il marchetto ricomincia da capo un po'...
che no, modo, esatto, davvero. Non ti piace come conversione? Allora, terzo no, per Andrea. No, mi sembra terzo appesantito. Gioco per me è attacchino. Mi sembra una conversione fatta un po' appesantita, Harry, che non c'ha la stessa giocabilità che c'ha l'originale. Bella, e secondo me qui è importante. Quindi sì, allora il nome originale è Poster Paster. Cosa? Poster Paster di attacchino. Sì, attacchino, sì. No, l'attacchino no, l'attacchino no. Di... Ah, io un po' Poster Paster. No, l'attacchino no. Poster Paster. È fastidiosissimo sto gioco. Ciao Daper. Attenzione, perché questo gioco su Lemon nel lontano è un gioco che è del lontano 1984. Andrea, lo sai giocare? Lo sai giocare? No. Devi andare a prendere il poster a sinistra. Vedi quella scatolina a sinistra? Hai il poster. Ok. Prenderlo. Benissimo. Non l'hai preso. Prendi il poster. Vai. Preso. Lo sai chi è quello caduta? Lo sai chi è quello? Sì. Caduta. Caduta blu. Non lo prende, Harry. Se non lo prendi, non. Lui, Harry. Praticamente lo scopo del gioco è prendere i poster a sinistra e spalmarli nel riquadro. Fare è tutto giusto, peccato non funzioni la cippa come deve essere. Sì. No, ma allora è inutile. Una cippa lì. Ci sono questi oggetti che sembrano che vengano dalla Bella e la Bestia Disney. Questi oggetti con le gambe e i piedi. Oh, non ho capito come lo devo prendere. Oh, intanto c'è un enorme. Devi stare sulla linea gialla, Andrea. Sulla linea gialla. Vai. Eccolo. Preso col pisello. Eccolo, vai. Guardalo. Grande. Adesso vai su. Adesso sali. Guarda che facile salire adesso. Guarda come sembra. Sale. È incastrato. Devi scendere dalla scala in basso, vai. Che ansia. Adesso scegli bene dove mettere il... Esatto, ok. Scegli vai. Bene. Mamma mia. Hai scelto bene. Hai scelto malissimo, bene. È cascato per terra. Andrea, c'è quello blu. C'hai presente, Andrea? La scala la devi mettere bene. Andrea, è nervoso che ne stai avendo. Comunque, sto gioco... È un gioco fastidioso perché non è immediato, cioè la logica, devo mettere questo, però prima non hai messo la scala per bene. Continuo, non è una lo metti in automatico, Eri, la metti in automatico la scala. Non lì. Ciao Nicotto, auguri. Saluta Francesco, fa l'auguri a Francesco. Bravo, ok, vai. Come si è divertito sti giorni. Ciao Francesco, augur. Io avverto un leggero tono nervosimento in Andrea. Grazie Francesco. Che Tony Luca, che sei per me. Vai che è facile, grande. No, scusami Harry, ma non c'ha soluzione sta enigma. Allora, l'idea è carina, però l'hanno realizzato tecnicamente in maniera scadente. Cazzo di cani. È difficile fare tutto. È discutibile. Allora, no, intanto in chat, ragazzi, votiamo per l'attacchino. Mi dispiace, ma per una domanda al Turigano e Alex vorrei fare. Sì. Scusami, ma per giocare... Andrea. Lui gli piace, secondo te, nei videogiochi l'attack mod? Arrivederci. La domanda è Alex Turigliano. Non ti prende la scala di merda. Basta. Se sta nervosissimo. La tempistica è questa. Niente, no. È una merda. Allora, Pibbo ci voleva fare una domanda. A me, Turigliano. Aspetta. Vai. Ieri sera, a che punto sei arrivati con Resident Evil? Allora, ma non siamo andati avanti di tanto, no. Abbiamo giocato una mezz'ora, Ho visto il secondo schermo. Qualche maschera. Abbiamo preso un'altra maschera. Ma te stavi in live anche con Bibbo ieri? Sì, abbiamo fatto la lunga ieri. Io poi sono andato da lui, abbiamo giocato a Generelli alle 5 e mezza. Ma non potevi dire, no? Cioè, abbiamo chiuso... Cazzo ci frega. No, mi faceva piacere, facevo un raidone. Eravamo ai due e mezzo. 140 stavo in chat sul secondo schermo. Mentre giocavamo a uno con Big e Lazzaro. Ma non ci ho fatto caso proprio.
è uguale, uguale. Loro non mai tu cazzo. Dio. Però, noi potevamo pure dirlo. Quindi ci mancano due maschere. Ah, merda. Già, Righello, 4:30 abbiamo fatto. Una maschera. Una maschera. Merda. Vabbè, ragazzi, abbiamo votato. Io direi di in avanti perché Andrea mi si è nervosito. Però attenzione, merda. Perché Andrea, nonostante si sia innervosito, non sta dicendo di togliere il gioco. Attenzione, okay, perché altre volte vedi. Guarda, sopra c'è scritto col secca. Mi dai intanto un voto sull'Evelyn. Secca, guarda, Brigano. Briga la tocca piano, ma hai detto Alex, loro rompono solo il cazzo. Esatto. È tutto il cazzo. Telecamera? No. No, un po' più in là. Preciso, ragazzi. Quanto da su Lebron? 3,2 ti dico, il problema è che noi non abbiamo quelle 4-5 ore di pazienza per capire il gioco. Per capire come funziona. Perdonami, Ari, però un gioco, cioè, voglio dire, allora, se tu fai quella il gioco, volta, no? Sì, quella volta sì. Ma questo è un gioco che non ha giocabilità, non ha nulla. Cioè, guarda, no, non è vero. È talmente preciso e perfetto questo basta. Gioco. Punto. E lo devi sapere a memoria. Allora, il prossimo chi sarà? Sarà Harry? Vai, ah, Simo non sta manco su Parsec. Aspetta, vado un attimo in bagno a vomitare e ritorno. Ok, perfetto, molto bellissimo, bene. Sono i fumi della colla questi. Allora, Simo non stai su Parsec, che manco vivo, Il prossimo gioco è Army Man. Army Man. Un gioco di carte sicuramente. Aspetta che ti dico come si chiama. Faccio un click. Man Army si chiama. Nessun gioco trovato, ragazzi. Army Man? Siamo fermi. Però abbiamo Army Moves, forse è quello. Comunque per una volta che conosco il gioco, che cerco di parlare Army Man, tecnica, vi ringrazio a tutti, siete stati collaborativi. Allora, il nome da edicola è Army Man, ragazzi. Ok, non è scritto con la A, è scritto Man. Ah, eccolo, plurale. Army Man. Army Man, il più forte degli eroi? Ma no, Army... Ah, sarebbe Rapid Fire. Esatto. Rapid Fire. Allora, intanto... Harry? Sì, mi senti? Sì, ma non sei contento di fare una seratona con Modorona? Ma sì, sono contento, no. Ma stavo parlando con causa, sì, ma non mi cagava, guardate, zero. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? È un gioco fantastico, meraviglioso. Stai scherzando, spero, Eric. Allora, adesso no. per dimostrarti che ti stavamo ascoltando tutti, adesso il Pippo ti dirai tutto quanto quello che tu hai detto. Ma perché tu, perché non me lo dici tu? Stai scherzando, spero. No, perché io stavo cercando il gioco. Quindi... No, un'altra volta, il sito web di destinazione ha rifiutato la richiesta. Esatto, lo so, è vero. È Natale. Sito web vuole. Natale puoi. Gioco belli. Giochi del Commodoro. E Natale, buon Natale a tutti loro. Per far rima. A Natale puoi. Si sentono le voci in lontananza. Harry. Sì. O usciamo e entriamo. Ehi tu, pezzente. Leva le mani. Dice a lei, signor. No, dice... mi sposa stava al fiume, signor. Alla pari. Sarà Stemio. Un gringo l'aggredì. Assolutamente, Alessandro, sì, sono d'accordissimo con te. Bravo. Ehi tu, elegantone. Non è vero. Ciao, Dacco Brown. Ehi tu, pezzente. Dice a lei, signor. Dice a lei, signor. Mia sposa stava al fiume, ha detto, signor, che nostra madre era una... ma c'ha ragione. Volevano fare... Questa si avvicina... Harry, questo si avvicina e sviene. Io allora ho dato al massimo 3-4 coltellate. Sì, sono 3-4. No, ragazzi. Sì, ho capito. Ma non è vero, Nicotto. Niente, ragazzi. Mi dice il sito web rifiuta la richiesta. Allora ti do un altro nome per Army Man. Vai. Arriva, Oppure lo metto... Abbiate fede. Oh, Bruce. Metto un Rapid Fire, quello originale. Allora, Rapid Fire. Tutta fire. No, si chiama solo così. Però ce ne stanno tre. Ce n'è uno su Special Program, l'altro su Hit Parade 64. Ma ne ho fatti due o tre, infatti. E un altro in War Games numero 18. Su Hit Parade. Esatto. Hit Parade. Allora.
Madonna, ieri sera ieri hai ammazzato. Intanto da per no, ieri no. Lui no, mi guarda con gli occhi. Ieri i parenti. Ragazzi, mi dice sempre famo il prossimo e poi famo dopo, che te devo dire. Esatto. Dai, avanti. Tanto mi neanche Rapid Fire funziona. No. Vai avanti. Tutta fire, non interrompiamo le emozioni, andiamo avanti. Esatto, andiamo. Sentire il gioco non funzionava. No, questo è partito. Porco. Andiamo avanti. Allora, Harry, però te mi devi schiacciare. Io gioco Yadis. Ma te devi schiacciare o sghiaggià? Vediamo con Yadis. Ciao con Yadis. No, un'altra volta. Il sito web ha rifiutato. Io vorrei capire perché lo chiamate con Yadis quando lui si scrive Kio. Una top cheat, Dorian. Io non l'ho mai capita sta cosa. Una top cheat. Oddio, Kio, perché Kio è... No, top cheat lo spieghiamo offline. Va bene. Non fare domande. Non faccio domande. Pium! Io preferisco Kio perché mi ricorda King of Fighters. Mm-hmm. The King of Fighters. Ecco, mo' partito. Tra l'altro Kio uno dei miei personaggi preferiti di King of Fighters. Allora, eri destra, sinistra? Ma l'avete fatto Army Man? Ma che in parte manco uno. Sì, lo rifiuta. Oshiro. Ecco, l'abbiamo fatta. Oshiro, oh, grazie a Zuccherone per l'abbonamento regalo, grazie mille. Grazie Zuccherone. Solo che questa è la versione cassetta, quindi allora non è immediata per caricarla. Warp mode. Parliamone. Sì. Ciao bra Rob, auguroni. Che gioco è? Bra Rob. E questo Army Man o Rapid Fire, nome originale. Rapid Fire. Oh, questa è la lista, ok. Mamma mia, scrittura brutta che c'hai. Scritto, sdraiato sul divano. Io non lo so. È brutto uguale. Lo so scritto, m'ha detto. Ah, non ho parole, veramente. Eccolo. Vai, Harry. Siamo riusciti. Allora, commentiamo sta schermata. Ah, vabbè, aspetta. Non so, ma lui che cos'è, un alieno? Non sono io. Questo sono io. Lui è palesemente Pippo, Sì. Però un po'. Però c'ha meno capelli. La prima maniera, diciamo. Sì. Una fucina. È deforme questo, regà. Cioè, c'ha la capoccia che sembra un alieno. Questo è il Pippo se non avessi spento il fuoco ieri sera. Più o meno così sarei adesso. Pippo, cazzo. Lo so. Come si salta così? Così, vai. Ma che ti dire, una testa che è? Era una capoccia. Stessa testa. Ta. Ma che so, Flebbo quello là sopra, raga. Libo, dai, Brarobs. Ma te chi sei, Niki Lauda? Oh, ciao, Brarob. Vedi, assomiglia. Però guarda, c'è anche c'è pure il pizzo Barbie e Pippo. In realtà me fa, lo sai che mi ricorda Beavis e Beavis e Butthead. Lo sai che mi ricorda? Io lo so che ti ricordo. Sinergo. Grazie. Come eri? Beavis è la mortadella. 1-2 ti vi sembatti into what to ibidudidu armeon prima ti sei perso una musica di un gioco meravigliosa. Mamma mia, me la potete riprodurre per favore? Vai, mamma mia. Fatti rivedere il primo gioco, tranquillo Nico, nessun problema. Marco Turica sì, piaceva parecchio. Porca miseria. No, il gioco devo dire che non era nemmanco male. Però la musica era molto peggio di come discutibile. Mamma mia. Era se no il gioco, lo ricordate? Allora, il gioco si chiamava il primo, Andrea. Il primo si chiamava Trivella. Quaresma. No, il secondo allora. Era House Feeders and Monty. Goodbye. Top titolo dall'ha fatto. Sì. House Feeders and Monty, che sarebbe stato arrivederci Monti. Pippo Pippo Pippo. Ma dai, Trivella dai dico Monti. No, come si fa? Harry, volano Cristi.
No, allora Cristo. Ragazzi, votiamo in chat per Trivella. No, per Trivella, per Monty Burns si chiama. No, Monty Runs, non Burns. Non è male il gioco, ragazzi. Monty Burns. Attenzione, Monty perché RetroPie dice era buggata, vi ho messo su Telegram la versione giusta. Forse di quel gioco di prima. Posso chiedere per cortesia che vota? Assolutamente subito. Army Man. Army Man. Che è Rapid Fire. Oltre che a casa tua, Rapid Fire, oltre che a casa tua, e tre quarti dalla palazzina. Questo gioco prende 6,5. Sopra la sufficienza. Sì, 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 lo confermo. Alla sua. No! Well done! Well done, well done. Finito, ragazzi, non rompete le scarpe. Lei quindi, bello, lei quindi mi dice che questo gioco da 6 e mezzo. Esatto. Veramente, avrei dato 6 e mezzo anch'io. È un voto congruo? Sì, sì, sì. Molto bello. Sì, sì. Guarda che ha una gran giocabilità. Marchetto, sì. Provalo, provalo. Dubbi. Provalo. C'ha l'idrocefalo, mi... Provalo. Burica, ma solo Dubbi o Ibi? Ibi anche un po'. Bell done. Well done. Mi invito a provarlo, ragazzi. C'ha, c'ha la sua giocabilità, Nel frattempo, vorrei fare i complimenti a Simoni per come ha affrontata la Turrican Curve di ieri. Hai visto che roba? Mario 64. Vai, Turri! Fa due secondi, famo contento Harry. Disperazione partiva, si buttava a destra del vuoto da solo. Bellissimo. Sì, era per trovare la scorciatoia finale. Bei momenti. Ah, ma c'è della durabilità qua, ragazzi. Attenzione, perché puoi sparare in alto e in basso. Ok, anche in basso. Ti servirà per i prossimi bersagli. Attenzione. I prossimi bersagli, Attenzione. Sono sicuro che Marchetto alzerà il voto. C'è della giocabilità. C'è della significanza anche, direi, un po'. Assolutamente sì, ragazzi. Però... È una sorpresa sto gioco. Quando potremmo fare un'accostazione, Turrican? Un'accostazione di questo lo potremmo fare con Grizzor, ma proprio alla, molto alla lontana, No. Della prima maniera. Alla prima maniera. Cazzo, occhio di occhio. Occhio, ma sotto! C'hai la... Detto che stai morendo, Sì, c'hai la sacca di sangue. Fucile in sovratemperatura. Attenzione al boiler, No, boiler. Non si può dire boiler. Non si può dire boiler su Twitch. C'è il boiler. Body positive. Il boiler, bodes, ragazzi, bodes. È quell'argomento elettrico che serve per scaldare l'acqua. Boiler. Io nel dubbio mi so. Vai a spiega Twitch. Io nel dubbio. Allora, mi Andrew, vediamo il prossimo. Ricorda Kung Fu Master per il modo che vero. Affronti i nemici e arrivano. Anche un po' un Green Beret che però puoi sparare. Sì, ma sì, la giocabilità è una bella sensibilità, insomma. Pure Blast Battle è così. Però non è male. Guarda che ricorda. Il prossimo gioco, a proposito di Last Battle, è Oshiro. Oshiro Mifune. Oshiro. Oh, perché sono due imprese, due esclamazioni. Oh, Mira. Oshiro. Ma scritto O-S-H. Mira, Oshiro. Ha rovinato tutto. O-S. Dai, senti tu, Riccardo. Che uno, risata malefica sotto. C'è un solo Oshiro. Oshiro. Che non Oshiro. Get ready, bello Nicotto. Anche tocca, adesso, tocca a te, Harry. Però mi dice sempre: il sito rifiutato. Dice anche il gioco fa cagare, ma voi siete spettacolari. Ma non è vero. Lo sapete che gioco è Oshiro? Com'è? Perché questo non mo legge. È First Samurai. First quello che hai giocato adesso, Marchese. Era 6 e mezzo. Un altro nome, Marchese, First Samurai? No. No, solo uscito soltanto su Special C64. Questo però non me lo. Anche mi fuma, però non compresa. Oshiro mi fuma. Esatto. Oshiro mi fuma. Apri. Oshiro gli fuma. Mi fuma. Apri, mi cedono. Esatto. C'è qualche problema il sito stasera? Sì, è vero. Dovrebbe essere anche Alex che sia sovraccarico di traffico. Perché sì, è un 25. Chi non c'ha il Commodore, chi non ha il Commodore e vuole riprendere la tradizione di una volta, lo gioca qui, probabilmente. In realtà sarebbe molto più semplice chi non ha il Commodore rimediasse un Commodore. Cioè,
in questo momento alle 9:30 mi vado a giocare un cavolo, ce l'abbiamo, no aspetta esco, lo vado a rimediare, no andiamo su Andrea dello rimedio, no vedi andiamo adesso su play, no io te lo rimedio ma non te lo porto a casa, dopo quello è il problema, male ma lavoro, sì. Andrea però tu ovviamente ti fai pagare anche il plus per la consegna, no? Station Plus, esatto, stasera proprio guarda devo essere sti problemi, se si crede vabbè, ma se risolvono, cioè sono problemi risolvibili, no no nel senso, nel senso che non 3000 giochi sì, ma secondo me è un problema proprio del sito, perché vedi ogni tanto lo prende tipo quello di prima, due volte non l'ha preso, la terza volta l'ha preso, quindi penso che sia allora, proprio il più famoso trasportatore cinese, ci dice Bruce, come si chiama? Furgoncin sarà. No, non lo cominciamo, no, dai. Perché ciò ha scritto furgoncibo. Invece sentito, Simo. Aspetta, invece no, siciliano? Dai, questo è no. Questo... Furgoncibo. Esatto. Furgoncibo. Porca e il figlio invece come si chiama? Figlio non lo sanno. Figlio, no. Che è? Camioncin? Furgoncibo, ciò. Mi secca un po'. È seccante. Io ragazzi non so, mi dice sempre il sito ha rifiutato, vedi? Lo vedete voi quando me lo scrive? No. Esce la finestra di il sito web di destinazione rifiuta la richiesta, riprova, sarai più fortunato. Si chiama Bruce, dici intanto. E vedi che pure su sto sito hanno deciso di mettere un gioco, invece poi l'hanno tolto. Guarda che se scrivi il nome ti dà siti alternativi. Il Tao si chiama, col Tao. Sto cercando di scrivere Fiorino ma non riesce. Fiorno, Firino e se va fanguro. Ok Nico, perfetto. È Natale ragazzi, è Natale, va bene così. È Natale puoi. Capito Alex? Ma il Fiorno non è un dovrebbe un dare, insulto, quando Roma. Tu scrivi ricerchi il nome. Non ho capito. Dei giochi alternativi. Ecco, cioè dei adesso è partito, buono. Ciao Servatis. Non è un problema del sito. Ciao Servatis. Quando si scrive il nome, compaiono alle volte anche quelli che erano dei giochi buggati all'interno della cassettina. Alemao. Anche Alemao, meglio. Ma chi lo streama? C'è Pedro che baia. No, comincia. Chi lo stream? No. Prendi fuoco e vai. Prendi vai, fuoco, Harry. Prendi fuoco e vai. Grande. Ma allora questa live è intrisa di spirito natalizio proprio. Ah, bello questo, regà. Eh sì. Ma questo ovviamente è soltanto il primo livello, perché questo era non multiload, de più. Dobbiamo ricordare che il protagonista del gioco è il Turrican al massimo della forma qualche anno fa. Sì, adesso non sono più così. Esatto. Adesso è un pipistrello, è come i pipistrelli adesso. Esatto, e tra l'altro sono stato all'epoca, come vedete, io andavo tranquillamente in giro senza maglietta, a torso nudo, sì, esatto. Adesso non posso più permetterlo. Indipendentemente dalla temperatura. Era piena di bracieri accesi in giro per le strade, naturalmente. Sì, li accendevo io. Sì. Da lì il famoso detto accendimi Turrican. Esatto, specialmente su Palmiro Togliatti ne accendevo tantissimo. No, da lì il famoso detto gli occhi, esatto. Ho sbagliato. No. Ho esagerato forse più, un po'. Mettete bollino rosso per favore. Bollip. Palmiro Cangini. Attenzione, contornato di palle. Questo gioco su Amiga è qualcosa di clamorosamente bello. E quanto prenderà secondo te? Adesso te lo dico subito, perché su Lemon questo giochillo, non Lemon Amiga, mi sembra male qui, No, è molto bello. 6.9, dai. Allora, first, se riesco a scrivere first okay. Try. First. Questo giochillo prende 8,2. Ciao Roz. Roz Williams, ragazzi, già salutato che va. Grazie a Silvio Ferracini, buonasera. Ciao Silvio. Una moto in giro negli USA. Quello è Zippy Traverse USA, Zippy Race. Esatto. Non riesco a uscire da qua. Non è quella la strada. E qual è, Marco? Non lo ciao so. Condor, buonasera, auguri.
Non puoi rompere sotto qui? Ho provato, qui. Ma non ce la faccio. Eccola, vai. Eccola, stai calma. Oh, grazie Nicotto per l'abbonamento regalo. Grande Nicotto. Grande amico. Comunque siamo 86 abbonamenti, ragazzi, abbiamo fatto. Grande. Ce ne mancano... Zanzarone tornano in continuo, cioè, ti rompono il cazzo. Spunano in una maniera... Sì. Spannano. Dove cacchio deve andare? Andrea, però. Eccolo. Grazie. Tutti che l'ho trovato. Grande Ellie. Che volgarità. Come dire però a Shanghai, grande Ellie. No. Grande Ellie. Bravo. È un grande, grande. Ah, nel frattempo io vorrei informare il signor Harry Massa che probabilmente dovrò pagargli qualche royalties. Perché ieri ho praticamente salutato tutti quanti facendo Harry Christmas. Ciao, Harry Christmas anche a te. Ciao, Harry Christmas. Harry Christmas. Gli ho già mandato la nota contabile. Molto bella. Meglio la nota... di eseguire il pagamento sul politico. Bonifica. Va bene, finché non mi arrivano teste di cavallo mozzate. Quello no. È pieno di colestrib. No, coleotteri. Perché al momento coleotteri. I cavalli. Allora, in chat, ragazzi, per questo... First Samurai, che era gran giocabilità. Ciao Passerotto, però, non dove andare, ma... questo sul Lemon prende 8,2 destra, sinistra, giù devi fare qualcosa, giù sinistra. Ah, Lucky dice io gli do 3 perché c'era solo un livello, quello di Ricola è una truffa. Certo, non è una truffa. La truffa è una cosa di tutti, la truffa era che l'andavi a comprare in edicola. No, che c'era vicino a 3.000 lire, un giorno ne costava 70.000. Diciamo che la truffa è il motore del marketing, quindi. Esatto. Anche la fuffa un po'. Anche la frigna, sì. Esatto, quella soprattutto. Sinistra, sempre a sinistra, non ti sbaglia. Esatto. A sti casi pensa che li per rompe, eh? Di trovare qualcosa qui. Qui ci deve essere qualcosa. Qui. Equinozio. Qui. Allora, Diego si chiede quanto prende su Lemon? 8,2. Sì, top voto, ragazzi. Sti casi. Questo è un giocone, raga. Sì. Top voto fino a stasera, tu ricordi? Molto gustoso. Potrebbe essere il gioco più alto. Col massimale. Sì, col massimale. Di stasera, sì. Top. Oh, ciao, Passerotto. Andrei al prossimo. Andrò al prossimo. Quindi dopo Oshiro, sì. Abbiamo un giocone. Domande personali. Alle 3. Martedì c'ho un arrivo alle 11 di sera, ragazzuoli. Voglio morire. Avete voglia di farvi cattivo. Vai. Esatto, ragazzi. Siamo comodoro. Rolling Thunder. Rolling Thunder. Però Harry Thunder. Rolling Thunder è il nome originale. Il nome originale. Io ho segnato quello che hanno scritto in chat. Allora, Gigalab. Allora, Agent 007 non esisteva una normativa che regolava le royalties e comunque i diritti relativamente ai videogiochi. Sbagliato. Chi produceva videocassette in edicola poteva fare Agent 007. No, è per MS, è per Spectrum quello. Scusa, Harry, allora, non so se sei scomparso, ma aggiungo una cosa: in molte delle cassette da edicola, se ne ritrovate qualcuna e andate a leggere, c'è addirittura scritto che il prodotto Blitz, che era pubblicato. Blitz o Fire Blitz, scusate. Niente, no. Scusa, una alla volta, vai mister Andrea. Il prodotto che era contenuto nella cassetta era coperto da copyright e quindi era vietata la riproduzione e la replica. No. Nonostante fosse già una replica quello che veniva pubblicato. Questo è una cosa clamorosa, ti giuro. Quindi c'era la replica della replica. Come deterrente che altro, perché come diceva giustamente Harry, non c'era una vera e propria legge che regolamentasse quel settore. È per quello che ognuno faceva come cazzo gli pareva. Sì, era molto famoso. Nonostante questo, le uscite dei Nicola sono stato un fenomeno prettamente italiano e credo tedesco. Ho la pelle d'oro. Mamma mia, no, Rolling Thunder. La pelle. Molto. Giusto, così, subito. Ti rimani malissimo quando vedi sto gioco. Comunque. Du.
lo tirano i mortaretti, quelli presenti mortaretti. The Mortalet. Cicciol. È proprio brutto, regà. Questa è una conversione fatta malissimo, secondo me. Ma ci sono gli uomini nudi. Non era così difficile da farla, secondo me, questa qui. Ma tu non puoi saltare, Harry, cioè... Sì. Aspetta un attimo, fammi dar qua. Oh, pipì. Lo chiamano Orso, ma il suo nome anagrafico è Alberto Sarticcoli, nato Settimino, via arrivati in 33, i residenti più volte diffidato alla questura, lavora saltuariamente come bagnino allo stabilimento minimale. Se vuoi l'accompagno, dottor, che film è? Dai, 3, 2, 1, lo chiamavano... Barba o capelli? Bulldo... Esatto. Lo chiamavano Bulldoz. E se pensi di far parlare me, sei cascato male. Osvaldo. E vi dico anche, questo giochillo qui... Vabbè, stava a venire da Forza Samurai, raga. Al Plotinone. Esatto. Questo gioco prende 6,1 sull'Emon, raga, su Ali. Regalato, sefficienza. Non è regalato. Sufficienza giusta, Seffi. Superman. Fai Superman. Se vi dirò una cosa che Superman. Vi disturbare... Esatto. Mi scioccherò, Andrea. Silvio dice, le cassette Program, le games, ovvero della SIPE, erano multifacciate da GB Max. Esatto. Madonna che schifo però, ragazzi. Sì. Una cassetta mettevano 30 più titoli per... Te, Harry, che ne pensi che lo stai giocando? Loro sono un livello. Esatto, Harry. Sono sparito, ragazzi. Niente, Harry si è nascosto. Si è chiuso dentro... Superman, eccolo. Superman. Dai, no, no, perché c'è la porta lì. Ma no, Superman. No. Superman. Io c'ho Superman. No, io ho mangiato fino ai 4 oggi. No, io Madonna, basta, mangiare. Ma dai. Un grande Harry. Ma io muro, per... muro della squadra già preso di pallavolo, guarda. Allora, in chat che ne pensate, raga? Dici, vediamo, sento. No, io ho dovuto recuperare il digiuno di ieri sera. È vero, perché te hai sofferto ieri. Io ho sofferto tanto, ma io tutti gli anni. Era tutto pesce. 24. Tutto pesce era, quindi non mangiavo niente. Mi sono mangiato soltanto un piatto di linguine al sughetto di. Di? Vongola. Sì, a Turrican. Non ho capito. Eri da Turchia. Te. E quando t'ha visto t'ha detto mi rincresce, ma il menù è tutto di pesce. No, ma lo sa. Mi rincresce, ma il menù è tutto di pesce, top. Ma io cresco, cioè io nasco in una... Io nasco pesce. Nasco allora, e cresco. Pesce, Andrei, vai. Prossimo? Poi diventato mammifero. Io nasco e cresco in una famiglia di pescatori del sud, regà, cioè, ma di che stiamo a parlare? Sì. Il prossimo gioco è Frenzy, su questa dichiarazione io ti lancio Frenzy. Allora, film di Hitchcock. Bravo Andrea, sì. Che uomo, ragazzi. Cioè, Firestart uno dei migliori. Sì. Che allora, Franzi. Uovo. Andrea. E come allora, qual è il nome originale? Motodico. È Fotone. Motodico. Fotone. Io ho fatto un fotone così. Allora, con due tiri diventa fotone, è un altro gioco. Fotone oppure Apple Frenzy. Sì, è questo. L'ultimo film di Hitchcock, ragazzi. Ma io sento in sottofondo qualcuno che ha detto qualcosa. Grande Zarro. Io ho sentito uno che profondo che ha detto Madonna Harry come lo giocava male. Io sono veramente l'ho giocato benissimo, sono arrivato Harry l'ha giocato da Dio nonostante il gioco facesse schifo alla ma merda. No, mi piace, allora, in realtà mi è piaciuto. No, non puoi dire che dai, era questo brutto. Lo faccio io, via. Diciamolo, dai. Questo Frenzy lo faccio io. Fotone, sei sicuro? Fotone. Al fulmi. Il fotone è una foto molto grande. Arrivederci. Sarebbe fulmi fotone. Ah, è Quix. In effetti... Harry, lei non mi dice nulla di nuovo, perché comunque nel gioco dei delle come caspita si chiama, quello di Amadeus, insomma, no, che fanno, dicono la fotona, c'è la fotona, come l'eredità, dico, quindi l'eredità. Quello è quello di cipolla. Che carta di identità là? I soliti ignoti. C'è anche il pino colone.
Ma vogliamo salutare Amadeus che ci segue che sempre? Ci segue, sì, sì. Amadeus, attenzione perché ci segue sempre insieme a Giovanna! Esatto, come si chiama il concorrente, Henry? Il signor? Concorrente. Oddio, aspetta! Pablo? Pedro? No, quello fa un povero protestato, molti denunciato. Il signor Giovanni! E c'è la socia che rompe lì. Porco dindo. Io no. Ma perché però stavo a punti zero? Allora, perché il gioco è cattivo? Cazzo, secondo me non è qui. Fine, non è come Tix questo, è leggermente diverso forse. Fine. Però è bello questa cosa del fallo. No, Gengis Zone, Gengis Zone. Perché è perché cosa? È così, Marchetto? No. Questo rumore. No. Perché il gioco si chiama Fotone. Se si chiamasse Fotina, come farebbe il rumore? Farebbe... Esatto. Turricano? Cosa? Guarda la tecnica di Alex. Piazzarsi in mezzo, vai. Fare una riga. Io sempre, pulizia la giochi, facevo così. Sì, così. Perché esatto. A me non lo sa che le regole di sto gioco. Ma adesso devi andare da una parte e completare dall'altra. No, no, madonni. Apposta devi andare lì. Se lì. Chiudi tutto adesso. No, lì. No, per sopra. No. Voglio... Parte, è andato di là sul porco. Ma che bastardo. Chiudilo. Dai che lo chiudi, dai. Chiudilo. No, di qua. Dai, vai, forza Ryu. Hai la macchina del tempo. Vai, proteggici, Ryu. Ryu. Orco Tiro. Pio. Porco Ryu. Ricordo a tutti che oggi è il giorno anche del Sol Invictus. Cioè? O Zenetto? No, il Sol Invictus è il giorno. Il Sol Invictus. Grande! È giusto, è Invicta, è giusto. Oh, l'ho passato, eh? Però della... Ma non mi dite nulla? Non mi dite nulla che l'ho passato? C'è anche del puntino subito. Level 2. Allora, votiamo per questo intanto, ragazzi. No, raga, ma avete visto come era scritto level? Level 2. Level. Con la I. È italiano, no? Porca zozza. Allora, il nome originale di questo gioco era Frenzy? Più che non ci stava a livello sulla... Vorrei fare gli auguri, se posso. Sì, okay, sì. Prego. Posso fare degli auguri, ragazzi? Ne ha facoltà. Aspettate che arrivo. Vorrei fare gli auguri, ovviamente, oggi che è il 25, non solo a Gesù, perché mi sembra un po' riduttivo, no? Vorrei fare gli auguri anche a Dionisio, a Osiride e a Horus. No! Tutti quanti compiono gli anni il 25 dicembre. Io lo farei anche a Zeus. Ma veramente, no? Quanto prende questo, ho detto una cosa fine, ho detto una cosa fine. Andate, voi che siete in chat, andate a verificare quello che ho detto. Allora, questo prende 6,9 su Lemon. Quindi più o meno come è stato votato in chat. Vai col prossimo, Marchè, che Andrea mi sa che si sveglia uguale. Ok, allora. Non è male però, Vi dico che dopo Frenzy è Fire. Sì, esatto, Driver, un po' generico come nome. È il gioco da arcade. È un po' vago. Aiutami, Marchetto, il gioco Gas Panic. Aspetta, non ciao ste Joker, auguri. Il gioco da sala giochi dove c'erano, diciamo, le signorine in abiti era Gas Panic. Gold Panic, Fantasia. Fantasia, poi sta New Fantasia. Poi c'è New Fantasia, Fantasia. Ma che è possibile che si chiama Dragon? Grazie per l'iscrizione. Allora. Intanto a Piu DJ, benvenuto. Grazie. Allora, ciao. Fire. Anche Every Mother, esatto, ma non era una divinità. Dragon? In realtà un nome originale con scritto Fire e basta non c'è. Non esiste. Però come abbiamo Area 13 e Dragon. Ce ne stanno due, o Area 13 o Dragon. Oh. Allora, qua Dragon l'avevo visto. Capite quale voleva sapere, ragazzo, che ha fatto la richiesta. Ce ne stanno due. Allora, proviamo Dragon. Allora, io vorrei chiedere all'utente che ha richiesto Fire se si ricorda che tipo di gioco era. Allora, comincia a fare come prima, ora, No, partito, pensavo che non partia. Allora, questo è Dragon o Fire.
Dragon o Fire? Dragon Fire. Ah, ma questo è coso? No. Ma che sei, una pustola? C'è la pustola. Grazie Zuccherone che ha regalato un altro abbonamento. No, è una pustola. Grande Zuc. È una pustola questo, ragazzi. Una scarafone, una scarafone. Un scarafone. Ma infatti mi sa che è un Seuc come dice Berto. È un Seuc? No, mi sa di no, perché le scritte sotto non sono del Seuc, però. Ma tu cazzo, ma grazie Zuccherone. E dove vado te che manca strau qua? Ha regalato un abbonamento a X. Sì, sì, infatti Zuc. Sì, ma manca strau qua, dove vado io? Cioè, trova la strada per uscire, trova la strada, trova la strada. Eccola, eccola, non mi va? No. Destra, destra. Sente P. Sinistra, sinistra. Ecco. Su, giù. Oggi gli ho mandato una foto, Marchetto. Dove, dove? No. No, P, a P. Le donne nude. No, no, no. No, 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 quando mai? No. No. Ragazzi, Dunque, bellissimo, diamo un voto a questo gioco. Vabbè, gioco bonus questo, gioco bonus sicuramente, sicuramente non era questo. Proviamo, com'era Dragon o Marchè? O Area 13. Proviamo pure l'altro a sto punto. Ragazzi, in chat intanto stanno votando 2 e 4. 10 al bug. Allora. Però potrebbe essere un Seuc, sì. Bello ma non ci vive. Area 13, però è... o fai. Bello ma non balla. Esatto, Fire Area 13. Bello ma non incrostazione. Però Area 13 è l'originale. No, a me qua mi dice che è il nome da cassettina. Però no, è andato in errore un'altra volta. No. Vedi, quando fa così ti dice che rifiuta. Allora, sia Dragon che Area 13 si chiamano, come nome di cassettina si chiamano Fire, quindi devi trovare il Fire che ci abbia come nome originale Area 13. Grazie Brighe, grazie Brighe. Questo qua, vince. Questo qua. Oh, potrebbe partire un hype train, eh? Si avvicini. Daltanius vince. Rigiochi? Ah, rigiochi sì. E ora con l'aiuto dell'energia. Bisogna giocare in due. Grazie il meno, Matteo. Via. Grazie il meno. Che cazzo di roba è? Vince. Cioè, te puoi andare solo, tipo Pong, puoi andare solo su e giù. Ma mi ricorda, mi ricorda il gioco per MSX. Questo. Ma si chiama Vince. Vince? Vince. Vince, ciao Vince. Ciao Vince. Ciao, Vince. Ah, si gioca in due questo, Vince. Scusa, Gioca in due questo. Ah, proviamoci però. Allora, chi è che l'ultimo che ha giocato era? Harry. Vedi un po', se ti si muove? No. Rigiochi? Sì. No. No, non gioco. Eccolo, sì. No, chi sono io? Io sono a sinistra. Aspetta, no, a destra, basso mi va. Ma morto. Se tocchi sotto muori. Puoi toccare quelle righe ondulate. Morto. Una merda. Tremendo. Cioè, ma non c'è audio, Non ha neanche sonoro. Allora. Aspetta, questo gioco si chiama quindi Area 13, giusto? Cercherò di stare sotto le righe fregandomi il resto, non ce la faccio, muore. Non ce la fa, non ce la fa. Muore! Grazie Marco per i bit. Alex! Grande Marchetto. Alex, muori, cortesemente, grazie. Area 13 non mi trova niente. No, sto perdendo energia solo io, muori un po' anche te. Dai. No! Niente. Resetta, vamo il prossimo perché... però su Lemon Area 13 non mi trova niente. Io non lo so sto per gioco fortuna, che tipo delle origini c'ha, Per fortuna. Non lo so. Allora, ne ho ben donde. Marchetto, ne intanto, ho ben ragazzi, donde. Abbiamo un minuto, un minuto per far partire l'hype train. Fammi fare il terzo, Marché? Chi? Allora, il terzo. Allora, adesso scusate, devo prendere porta, devo... Allora, il terzo si chiama un messaggio ricorrente. Fare un alce. Alger 2. Allora, Alger. Così ha scritto. Oh, grazie Braro. Braro ha fatto partito. Ah no. Qua mi da solo Algermoon. Alfer è una F, porco. Però dal fin grosso scrive. Guaio Chinatown. Grazie Alfer, ragazzi, grazie Raghi. Ah, finestra già aperta. Briegel, grande Briegel. Il gioco originale, grazie Briegel, grazie mille. Allora, il gioco originale è Ectic. Sì, Ectic 2. Devi caricare Ectic 2. Ectipt. Cioè no, Alfer 2 sarebbe Ectic 2. Ectic.
Mamma mia, Marchetto, come lo pronunci da un fastidio, ripeto. Vero, ma Battista. Non puoi capire. Vai. Grazie, Laudomia. Ecco l'hype train. Ma che è? Oh. Mino. E Tauro. Mino, Tauro. Forza che siamo... Fantastico. Grazie, okay, Melo, grazie. Preparati. Mino, ok, Tauro, eroi. Incredibile. 100%. Senti che bella figata. Bello questo rumore. Ma questo è non puoi toccare niente, tipo il coso. No, devi saltare. Tipo il dinosauro di Google. Devi saltare, attenzione. Stai concentrato, vai. Ammazza tutti, bravo. Sì, ma non muore di giù, io sparo. Questo è morto. Salta, grande. La musica è tanta roba però, Sì. No, ma anche il gioco la non musica è male. Top, Somma. No, non è male. Non lo so, a me non mi sembra un... Oh. Mi sembra un po' approssimativo. Mi sembra approssimativo, Harry. Secondo me cioè, è un cazzo. Gioco prolisso e tendenzioso. Anche. Allora, in basato dice Alex, lo sprite ti somiglia. Non mi somiglia per niente. Non mi somiglia per niente. Ok, eroi, preparati. Allora, non puoi toccare il pavimento. No, non puoi toccare niente, Harry. Non toccare niente, un po' come la barzelletta, quella della scimmia, del pollo, della... Lei non tocchi niente. Lei cortesemente non tocchi niente. Esatto. Che porca madonna. Sai a chi fu dedicata poi quella barzelletta? Sì, esatto, ma fu uno dei momenti più epici e più... No, no, Passerotto, adesso bello. L'abbiamo fatta prima in chat, adesso fra un po' ne famo altre po'. Un momento epico, ma anche uno dei momenti più bassi, secondo me, perché... Ma non è vero, cioè, è stato un momento epico, ma... Nell'epica rientra tutto, anche... Oh, ma no, ma che c'hai, pure i cosi? Ah, ma gli spari, non so, sono contati? Sì. Ciao, invasato! Cazzo. C'è le pallottole sotto, sì. Non l'avevo viste, cazzo, io sparavo adesso, tranquillamente... Sì, sì, sì. Dai, la poltrona... E porca madonna! Eddie Murphy, mi fa lo studente del treno. Ma vaffanculo, Dio svizzero. Esatto. Questo è proprio di cuore, È proprio questo che il programmatore ha detto nel momento che testava. È lo spirito giusto. Sì. Però ti prende il gioco, in testa. Sì, perché vorresti andare avanti, è vero. Di la verità, vero? Non è fatto male, non è programmato male. No. Che ci sta. Non lo so, a me non mi dice niente, ragazzi. Sì, ma questo è uno di quei giochi che non è bello a vedersi, ma ti crea quel prurito mentre giochi che ti viene voglia di continuare, capito? Ma forse è l'itterizia. No. Il prurito forse potrebbe essere dato da un fastidio epidermico che produce il gioco. Come una sorta di eritema. Allora, esatto. Simoni, intanto mi schiacci lei che poi tocca a lei, eh? Sì. Dai, Simoni. Schiacci. Ok, porco... Esatto, un cettone grande, Marco. L'idea è quella. Passerotto, infatti ho detto, è il gioco del dinosauro di Google. Cioè, il solo che concept, qua puoi sparare. Il concept è quello arricchito da... Ragazzi, io definisco questo gioco impalpabile, quindi... No, però come Jerry, se lo giochi ti attira, Volevi. Perché... Crea quel fastidio che devi continuarlo. Porca Madonna. Miseria, non vincerai mai. Assolutamente, vincerò io, invece no, vince lui. No. Basta. Basta, se no mi inveleno. Allora. Fortunato. Vai Marchetto, primo gioco. Aspetta per... che vi dico quanto prende questo gioco. Aspettate, Primo gioco per Simoni. Hectic. Grazie a Sami 2317 per l'iscrizione. Buonasera. Non c'è? Benvenuto. Allora, il gioco è H-E-K-T-I-K. No, T-I-C. H-7-25. E come si chiama tuo padre? 7, ma non è lo stesso gioco. H-E-K-T-I-K. Sì, è lo stesso gioco. Quanto ma prende? Tu hai caricato il primo, non il 2. No, io ho preso l'unico che c'era. Cioè, questo prende 7,4 su Lemon, ma non c'ha quella grafica lì. È diverso. Però lo sprite è lo stesso. Il pupazzettino che sarà è il secondo. Stesso, però è un platform a schermata fissa. Ma perché? Non lo so.
è proprio è uguale con Tank, è identico. No? Il gioco è completamente diverso, la meccanica è completamente diversa e no, prende 7,4. Com'è che si chiamava? Cosa? Quello lì, il 2. Hectic 2. Esatto. Sullone Alfer 2 sulla casa. Intanto ragazzi, grazie per l'hype train, ve li mando. E infatti tu hai caricato Alfer e basta, invece devi caricare Alfer 2. Ok. Allora questo famo passimo. Vai, è partito l'hype. E dove andavo? Allora... Mister Joker, però hanno fatto un casino. Destra, sinistra, ottimo. Simo? Su Epic Games, Death Stranding, dovevano da quello Director's Cut. Poi si sono accorti che hanno sbagliato. Hanno niente, poi hanno rimesso il Death Stranding normale. Sinistra. No, via, perché mi riavviato pure. Mi rifiuto. Io infatti mi sono rifiutato. Ho detto no, questo destra, sinistra, destra, sinistra. Già ce l'ho, non gli piace. Ce faccio. Ciao, Saturnino. Buonasera, buonasera, Daniele Spadoni. Ciao Saturnino. Allora, Alfer 2. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Vai Simoni. Schiaccia. Preparati. Preparatevi. Preparatevi. Non ho capito Harry. Ah, adesso l'avevamo fatto. La musichetta. Oh, che è successo? Lobino lo stesso. Programmatore uguale. Non va. Allora sfondo, F3 sfondo. Se schiacci, Simo? Schiacci, rischiacci. Mo? Ma è lì cercare di iniziare il gioco, stesso. Questo l'avevamo fatto, Marchete, ricordi? No. Sì. Sì, questo me lo ricordo. Oh mamma mia. Sì. Io non me lo ricordo questo. Sì, l'avevamo fatto. Ah, però vedi che c'è della giocabilità. Io mi sembra che ci sia della giocabilità. C'era da fare qualcosa. Chi si ricorda? No. È vero, Nicotto? Sembra la musica di Robocop. Si spari a questi, si cose? Devo ammazzarli tutti? Ah, può darsi? No, rispawnano. Yeah. No, ma vicino all'ascensore, vedi, c'è stassi così. No. Anch'io. Ciao, Dace. Di qua non ci vado. Ciao, Dace, grande. Io mi preparo, sì. Sei davanti a arrivo subito. Sì. Spazio? No, spazio. Ultima frontiera. Spazio e pausa. Basso, niente. Basso e fuoco? No. Basso e fuoco? Qua no. Fuoco alto? No. Niente. Forse su quel terminale celeste che sta di fianco? Infatti. Devi fare qualcosa? Allora, qua. Prova un po' a sparare. Cazzo, mi ricordo l'altra volta avevamo trovato il modo. Al terminale. Perché mi pare che si accende quel quadrettino qui. Nero, mi pare che cambia colore. No, spazio fa pausa. Oh, ecco, vedi, si è acceso sotto. Ah, ecco, ok. Dove? Ah, questo qua. Quindi forse adesso attiva la porta. No. C'è Linda davanti? Devi premere il terminale. Linda sul terminale? Sì. Ok. Ma è uscito fuori un piccino robottino. Sì. È uscito fuori un mini me. Numero 2. Fine gara. Allora, intanto votate in chat. Ma mi incuriosisce molto a me sto gioco, sai? Come sai chiedere un bel 7? Anzi, pure 7,5. Mi incuriosisce molto. Niente, andrò giù. Oh, qui l'abbiamo preso. Nick. Oh, vedi? Due. Adesso quella sopra. Vado su. Occhio. Eo. Vai. E tre. No, non viene con te però.
Sì, no, ecco. Con te. Mamma mia, il sarto che ha fatto. Ne serve un altro. Dove verrà? Oddio, però sta cosa che comunque sia devi semplicemente sparare, raccogli i pupazzetti. Ci sarà un senso? Boh. Cioè, uccido qualcuno in un determinato ordine? No, semplicemente devi riuscire a trovare... Ecco, ti ho appena data la terza chiavetta, vai lì. Motivo? Non si sa. Non si sa. Boh, vediamo che succede, però. Ah, 3 pupazzetti, ok. E poi? Boh. Forse di qua? Ma lì a destra ci sono da... Prima no. No, da capo? Ancora qui sei? No, vabbè, dai. Ma sono andato via 20 minuti. Quanto prende, Marché, questo? Questo prende 7,4. Come piacevole. No, devi capirlo, devi capire cosa c'è dietro. Cosa devi capir. Noi abbiamo pochi minuti per valutare un gioco. Nicotto, hai morto. Hai morto. Allora, dammi la. Ah, è qua, è aperta la chiave. Io mi butto qua. Però posso dire una cosa? Perché non te lo prendi? È anche carino questo gioco. Non dico. Guarda, sì. Però guarda. Secondo me è volutamente troppo difficile. Cioè, questo è il primo livello. Beh, è tipo. Guarda, è tipo cosa? Flicky. Sì, però prima devi prendere la cosa. Facciamo flicky insieme. Marco. Zarro, quanto prende? Piglia gli schiaffi. No, esatto. No, c'ha un senso questo gioco. Noi non lo capiamo in questo momento, ma non ha un senso. No, 7,4, raga, è un voto abbastanza alto, Vuol dire che comunque sia ci sta a sfuggire qualcosa a noi. Dove qua? No, dai. Ne manca uno. E da. Giù. E poi secondo me è andato a destra. Sì, io capisco, però porca madò. Perché non via con te quello? Adesso proviamo ad andare qua a destra. Okay. È l'unico... Via. Oh, vedi che va. Vedi. Vedi. Grado! Senso, se c'è ho letto grado determinato. Determinato, sì. Anche di terra. Sempre così? È uguale. Sì, però vedi, puoi sparare anche... Esatto, questa è una bella cosa. Numero uno. Dov'è? Da su. No! Pronto, casa Ambrosetti? Sì. C'è sua figlia Rosanna? Sì, me la fa scendere un attimo che devo dire una cosa. Due già. Ah, grande, Squalor. No. Allora, il titolo... In alto a sinistra. Bert dice, mi ricordate il titolo? Allora, questo qua si chiama Elfer 2, però il nome originale è Hectic 2. Scritto H-E-K-T-I-C. Hectic 2. T-C. E prende 7,4. Devo provarlo sto gioco, mi colpisce. Oh, basta. Marchetto, lo so. No, non è magico, siccome è studio dietro. So, allora, sentendo. Il prossimo Turri? Allora, il prossimo è Tubature. Vabbè, dai, è Codoli. No. I tubisti, No. Il nome originale è Super Pipeline 2. È quello. È 2. È 2, stavo dicendo. Esatto. Tubature. Cosa può andare male? A voglia se può andare male. È tremendo sto gioco. Molto più difficile del primo. Idraulico dietro. Doppio idraulico. È il naso discutibile. E tanta voglia di giocare. Ma sembra glitchato. No. Veramente la merda. No, non c'entra niente col primo. Secondo me questo è molto più. È brutto. Oh, ragazzi, dipende sempre il contesto, però, Marchetto. Tu avevi una cassettina. Magari avevi 8 giochi veramente bruttissimi, osceni. E questo. Per forza.
magari no, per di più ore e ore, vabbè, ma in realtà io lo sto, io lo stavo paragonando al primo Super Pipeline. Allora hai ragione, sì, rispetto al primo, il primo è veramente bellissimo, è fighissimo il primo. Questo invece sembra più uno sparatutto, boh. Infatti sì, non mi sconfitterà. Devi pensare che devi riparare i tubi quando... Ti riparà, sì. Però sono tutti... Adesso non ce n'era nessuno rotto. No, no, c'era. Lì dove stai adesso? C'era? Stava... Sì, sì, c'era un blocco. No. No. Fine. Allora, Zarrotino, mi pare che Ross abbia scelto il primo Super Pipeline. Ah. Che questo è il 2. Il primo è molto molto meglio del 2. Sì, sono d'accordo. Ed è uno dei giochi, posso dirlo? Che Super Pipeline, come dice anche Ross, è uno dei giochi preferiti di Vince. Sì, è vero, no, vero. Sì, sì. Infatti lui lo sa giocare molto bene, è vero, è vero. Peccato che dopo giorni di insistenza non ci sia più. Adesso ciao, vedi, praticamente arrivederci. Praticamente adesso Simo, vedi, tutta l'acqua là deve andare sotto. Quando questi ti danneggiano un tubo, devi andare a ripararlo. Ah, ok. No, Nicotto, lui ha giocato il primo. Questo qua è il 2. Babic ha giocato il primo. Sì. Ah, ciao Black Warrior, buonanotte, grazie. La macchina è leggermente piccola. Uno ha sfasciato una macchina con... Ciao Matandi! Buonasera signor Mata! Oh, ciao Matando, tanti auguri Matando! Allora, salutiamo a Black Warrior che va a letto, buonanotte, grazie, ancora auguri! Black Warrior, grazie! Ancora Natale, vero? È ancora Natale, sì. Grazie Black! Ancora per un'ora. Un'ora e quattro. Un'ora e quattro. Aiuto l'attore della pallota alla spinta. Allora, l'Audomia dice che console metti dopo? Ma in che senso? Cioè, cosa? Stasera facciamo questo. Tanti auguri, Matan, anche a te. Grande Matando. Naggia, io mi posso immaginare ieri con tutti quanti quel pesciotto che ti sei mangiato, tutte quelle penne che ti sono svolazzate, ogni volta che ti arriva un pesce che a te piaceva tanto e facevi... Eh sì, dopo l'Audomia, dopo verso mezzanotte faremo altro. E spargevi le tue piume ovunque. Barabarabara. Dai, è pieno. No, no. Guarda come sono pieno. Allora, votiamo in chat, ragazzi. Per la donna. Super bella. Ma no, scusa, la donna stava sotto il tubo, era tutta bagnata. E allora, era una grande, era anche abbastanza procace. Io non ho fatto caso, ma pure qui bisogna arrivare a 1000 litri. Non lo so. No, a 3 litri. No, devi riempire i cosi sotto, non so. 3 litri sicuro, quando c'è la donna che passa. Sì. Esatto, 3 litri. È il minimo 3 litri. No, no, esatto, ce n'ho un pezzo di parmigiano 40 mesi, grosso quanto una scarpa, voglia. No, Turricano, ho mangiato leggero ieri e non ho fatto un casino con le mie piumette da tordo. È vero, al contrario tuo. No, ma tanto, io ieri ho digiunato. Gioma sta dicendo una cosa interessante. La serata era a cassettini di vario tipo solo per Commodore. Allora, potremmo fare anche altri. Il problema è che gli altri per caricarli ci vuole un tot. No, io sai che proporrei. Di fare... No, vabbè, no, ma quello no. Come no, si ripara? Cancellate, no, una cavolata. Devi andarci devi loro. Riparare, devi riparare. Devo andarci loro. Vieni qua. Sì, guarda, Nico. Rigiro la domanda. Il signor Tarkan. Io lo sto. Io Tarkan. Passa. Tarkano. Posso confermare che ha visto quella puntata e che è stato veramente preso da una sorta di delirio per Big Quest. Porca miseria. Delirio. Sì, ma ricordo. Questo ma che quanto prende? Su. Allora, questo qui, questo giochillo. Certo. Su Lemon. A meno prende 8,2. Oh, 8,2. Mamma mia, no, secondo me è regalato, raga. Secondo me è più bello. Faccio a riparare sti robi. Non puoi, devi far eccolo, vedi? Fermo così. Esatto, okay, stato, non si capisce un tubo, ma è proprio l'obiettivo del gioco, non farti capire un tubo. Devi riempire portare la tubatura completamente, scaricare tutta l'acqua. Andiamo avanti. Testa. Allora, Marchetto, e dopo le tubature? Molto dico. The Detective Game.
Perché? Perché hai fatto questo verso? Perché non è un gioco da. Non sarà mica di non è un gioco da live, no? No, vi prego, di Tresi no. Si chiama proprio Detective Game. Allora, nome d'icola è Casablanca, oppure Detective, oppure Investigate, oppure Ispettore Scott. Ispettore Scotti, me l'ha fatto provare due volte. No, invasato infatti, sì, invasato prima l'aveva detto, questo sarebbe da fare una serata proprio tutto, perché se non sbaglio l'ha fatto i ragazzi dei Gameplay Retro Games World, eh? Ah, ecco, tutto. Vedi. Però darsi, questo è un gioco che richiede tempo. Eccolo, sì, è lui. Tu sei in atrio. Salve. Ah, ma è un'avventura grafica. Sì, sì, cioè dei... molto bello, molto porca bello. Miseria, ragazzi. Sì, eccoci. Ecco Andrea. Guarda che bello, cioè, guarda che bella. C'è una situazione natalizia nell'aria impressionante qui. Vabbè, ma ci sta. Madonna. Tra altre cose devo montare a assemblare roba per i prossimi 20 giorni, praticamente. Lo di al lavoro che devo piare tra settimana di ferie. E la vita è più vita. Ma posso chiedere, il bimbo Andrea, che regali ha ricevuto da Babbo Natale oggi? Io parte della roba... Ah, è sempre quella? Sì, sì, okay. Ah, mica solo. No, che ne so. Granate, urla il maggiore. Io pure mi sono fatto un regalino oggi, eh? Sì. Che regalo? Non si può dire in live. Regalo, sudici topi. Aspetta, vediamo se indoviniamo. Si gonfia? No. Okay. No. Quello già è a posto. Quello è allora, nella stanza vedi Cinzia. E aspetta, chi? Allora, Cappe intanto, ma Cinzia che c'ha una paralisi? Hai fatto Toricano? Allora, Cappe intanto chiede, vorrei l'aggiornamento della posizione di pacchi di Andrea. Esatto. In questa settimana credo che arrivi praticamente Todos, che comprende un insieme di cose. Teribi felice. Dovete sparare. Ma chi? Ma cosa? Allora, non è già arrivato in realtà. Mi arriverà in settimana il mio regalo, perché comunque l'ho dovuto comprare online. Ed è un Cyclone di Mospeada. Non avete capito niente, perché non sapete di cosa parlo. Quindi. No, allora aspetta. Allora, votiamo ragazzi, tanto questo non è un gioco che potremo fare in 3 secondi. Vediamo che qualcuno in chat riesce a capire quello che ho detto. Il Cyclone di Mospeada, che cos'è? Non lo so. Il Cyclone. Posso dirlo io? È un robottone. Cosa? Lo sai che cos'è? Sì, Southern Cross Macross. Grande! Sì. Hai ragione. Mi cotto un vibratore. Vibratore, no. Anche perché pagare 250 euro per il vibratore, no, ragazzi, vuol dire che... deve farti tanto felice. Te puoi cucinare dopo. Allora, praticamente, se vi ricordate Robotech, erano le moto che si trasformavano in armature. Esatto. Ti ho detto un robottone, insomma. Cioè, no. Sì, più o meno. Sì, non ho sbagliato tanto. Molto bello, Cinzia, ragazzi. Lo stavo cercando una cifra di tempo, l'ho trovato in un negozio online. Cinzia. E mi sono fatto il regalino. Allora, Basato chiede quanto ha preso su Lemon. Molto lo dico. Allora, il reverendo, chiedo su di me. Sì, questo giochillo ha preso 8,5 ragazzi su Lemon ed ha una stellina. La stellina significa che questo gioco si classifica al numero 68 della top list Commodore 64. Però purtroppo il problema è che non è un gioco che puoi fare in live così da 4 minuti, capito? È un gioco impegnativo questo. Capolavoro di Team Basato. È una specie di Project Firestart, ma detective. Ciao, Corallo, buonasera a te. Auguri. Gastone, Rosa, Agata, il professore, il dottore, il mag. Vai, famo il prossimo, questo lo facciamo come bonus per Simo. Tra maggiordomo, forse. Sì, sono È ispirato a 10 piccoli indiani, beh. Ah, vedi. Ma Pippo dove sta, regà? Non so, ha detto torno fra un po'. Andò a mangiare. Può darsi, ho detto già fammi, prima aveva detto. Pure andava a fare del... vabbè. L'amore. Vai, Marchetto, next. Allora, il next game è... Lander.
che non so che oppure cosa un microsonno Lander Astral Attack. Allora, qui abbiamo Astral Attack, Caverns, Caverns of Sillac, Dreadnought 2, Space Shuttle, Land... no, aspetta, questo è Commodore VIC-20, però. Sarà Lunar Lander? C'è Space Shuttle, Dreadnought 2, Caverns of Sillac e Astral Attack. Però Lander prende questo. Lander... Ce ne stanno quattro giochi. Quattro versioni dell'Andar ci stanno. Chi l'aveva scelto, raga? Jumbo chi del... ha scelto la... Attenzione, l'utente che ha scelto chi l'Andar... Chi aveva scelto l'Andar? È atteso in cassa 2. Attenzione, Cipalesi. L'utente che ha scelto l'Andar è atteso in cassa 2. Pim pim. Plim plom. Ce ne sono diversi. Cavern o Sillac? Va a capire. Lander, questo lo dà normale. Overlander, Highlander, no. La mia Lander. Che giocaccio marrone, Lander. Sì. Porca zuz. No, 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 Highlander no, per carità. Stai scherzando? Ciao, Fabri. Tu ricordi come è fatto, sì? No, appunto, vabbè, non proviamo questo. Okay. Nel senso, non tiriamolo fuori. Proviamo questo che è Lander, Lander, che sarebbe Astral Attack. Pensavo no, che questo... dicessi no, non me lo tocca Highlander, non arrivo a tanto. Ciao Fabri. Allora vai, Simon. Nicotto, certo che puoi scegliere un gioco su cassettina tu, anche perché mi sa che siamo quasi al termine di quelli scelti. E è l'ultimo questo, no, il penultimo, scusa, che punto siete arrivati? Al penultimo. All'Under. All'Under, sì. Dopo c'è Lander. La strega o la maga. C'è la strega o maga, sì. E poi basta. Allora, intanto, ragazzi, se volete riscattare altri po' di giochi, fate riscatto il gioco, schiacciate sui punti canale e fai riscatto. Il gioco lo scelgo io. Prendete i punti canale perché se no vedete il gioco, eh. Aspetta che devo riprendere la penna, però. Merda, aspetta, merda. Ma scusa, ma perché mi iscrivi sul cellulare? Non è meglio. Sì, no, continuiamo 64 perché tanto... No, 64, mi prego, MSX gioco io. Ma no, no, quello che ci vuole un sacco a caricarli. Giochi MSX sono quanto di più ingiocabile abbiamo mai visto. Allora, Infernal Runner. Perché non spara più? Raid aereo. Hai finito i colpi? Allora, Infernal Runner. Allora siamo spazzati. Raid aereo. Raid aereo. Turrican. Sicuramente sarà ok quello... Era il gioco preferito di Mark Land. Che belle esplosioni. Allora, Handball Maradona. Mo ti dico qual è il nome dedicola di questo, aspetta. Nicotto, devi schiacciare sui punti, mi sembra. Allora. Avete iniziato già? Allora, aspetta. Sì. Io lo vedo. Vedi, se fai punti canale, il gioco lo scelgo io, devi fare. Turrican, li stai scrivendo tu? No, in realtà no. Li scrivo io? Vuoi che li scrivo io? Allora, Mister Quadro. Dai, ok. Mister Quadro, Gianna Sister. Non c'ho la penna, raga, a portata di mano, porco. No, TVB, no. TVB. Allora, aspetta, Aspetta, aspetta. Allora, Raid aereo. Non scrive, ho trovato una penna, ma non scrive. Ti volevo dire, riportare una richiesta del nostro gentile pubblico, perché sì. Molti hanno detto che vogliono assolutamente rivederti alle prese con Mario 64. Ben volentieri. Allora scrivi, ma che? Raid aereo. Non c'ho la penna, con che scrivo? Col Andrea, scrivi. Mi taglio le vene. Che palle, l'ho appena rimesso a posto. Ho capito, non c'ho la penna. Aspetta, scrivi sul cellulare. C'ha ragione pure te. No, allora, non scherzo. Allora, Raid aereo. Infernal. Allora, Raid aereo, Infernal Runner, Turrican. Aspetta. Infernal Runner. Runner. Raid aereo. Turrican. Turri Can Handball, quello lì di Maradona. Sì, che si chiama scrivi calcio 3D. Calcio cavallo. Last esatto. Ninja 2. Last, sì, ma non è il nome. C'è. E dopo cercheremo, tanto come fa. Mister Quadro. Fighter. Casa, Fighter, Last Ninja 2 e Fighter. Quadro, aspetta. Okay. Mister, scusa, Mister Quadro. Gianna Sister, che era? Non mi ricordo. Super Mario Bros. Gianna Sister mi pare che Gianna. No, Gianna Sister è il nome dedicolo al gioco originale, allora, Super Mario Bros. Gianna Sister, Backland.
Giana. Sì, sì. Allora. Giana Sister. Backland. No, ti chiama Giana Sister. Dea Twitch 3. Backland. Poi dove siamo? Basta che dopo è 11:15. Aspetta. Dea Twitch 3. Basta. No, questi di quelli che ha scritto. Aztec Challenger. L'ultimo, ho finito con Aztec perché sono altri 10, ora non finiamo più, se no. Vabbè, iscriviamo, poi se famo in tempo. Allora, Kubert. Di quanto dice Mister Quadro lo deve fare Turricano. Basta. Vendetta e Creatures, dai. Basta. Madonna. No, ma non ci stanno questi, regà, su cassetta. No, bisogna guardarmi i nomi da edicola. Ma allora, toccherebbe mi sa al buon Harry, chi era adesso? O Andrea? Il primo titolo è Ride Aereo. Allora, Vendetta non c'è. Sì, no, non c'è. Vendetta non c'è, sì, non è mai uscito su. Sì, Vendetta è l'originale, quello lì de, sempre dagli stessi sviluppatori. System 3. System 3. Sì, ma non c'è su cassettina. Perché io sto a vedere su Retro. Ah, può darsi che non c'è. No, non ho mai allora, fatto, perché non esiste un nome. Boh. Invece l'altro che mi avete detto era... Ci sei, Harry? Harry! Allora, vai di Andrea? Va bene. In che senso, Marchetto? Cosa dicevi? Che toccava a te. Eccolo, Harry. Toccava a te, Harry. Ah, io ci sono, ragazzi, ogni tanto svalvolo, ma... Perché mi fai prendere il pado? Microsonno. Poi rimango scottato. Allora, Harry era... chi si ricorda? Provate Ride Aereo, l'originale. Destra, sinistra, Harry? Ah, che grande, che arrivo, ma io ho il pad ballerino. Eccolo. Destra, sinistra? Faccia. No. Non va? No. E io faccio. No, perché tanto c'è tutti, sa che si chiamano tutti uguali. Non è colpa mia. Questo? Non è colpa mia. Manco questo. Ah, Creatures, ok, aspetta. Due, Creatures Dub. Creatures Dub. Ma non è mai uscito. Creatures è uscito nel 90. A voglia, non credo che sia uscito. Vai, Harry, destra, sinistra. Ok. Si chiama Bongers. Proviamo. Creatures 2. Allora, Raid Aereo, ragazzi. Bongers. Proviamolo. Schiaccia Harry. E io lo devo fare. Sì. Bello Flying Shark. Flying Shark. Madonna, la musichetta. Oddio. Molto subito. Allora. Questa secondo me è una buona conversione. Il problema qual è? È che non si vedono i proiettili dei nemici perché si confondono con lo sfondo. Bello. Ottimo. Sì. Tu muori e non capisci chi ti ha ammazzato. Grazie Marchetto. Prego, figurati. Ringrazia chi è che ha richiesto il gioco. Allora io, a causa di questo gioco, io ruppi, si dice così? Ruppetti. No, si dice ruppetti. Ma tutti facciamo i ruppi, Turica. Ruppetti è bellissimo. No, però. Sul serio, come si dice? Ruppetti o ruppi? Ruppi. Ruppi. Io a causa di questo. Hai detto ruppidu. Allora, io a causa di questo gioco. No, non credo. A causa di questo gioco, io ruppi la barra spaziatrice del Commodoro. Perché? Perché per tirare la bomba. Ah. Ti serve la barra spaziatrice. E io che cosa mi inventai da buon bambino? Col piede, cretino. Sotto i piedi. Con un martello? Esattamente. No, sotto i piedi. E io quindi con il piede, preso da una foga di rabbia, spacca tutto, distrussi la barra spaziatrice con una pedata, perché stavo rosicando per questo gioco. Ruppitti. Ruppidu. Harry, te mi devi dire bomba e io schiaccio. Esatto. Però con la mano, no, col piede. Womba. Puttana. Ok. Ma no! Dovevo dirlo io. È uguale, ho detto io. Ma non è che mi pareva. No. C'è dell'ingiustizia sociale. No, c'è anche del gioco un po' marrone, in realtà, però... Sì, infatti mi ricordavo meglio. Allora... Ho moltissima nostalgia di questo gioco. È bellissimo, però non si vedono gli spari dei nemici. Sì.
Sì, secondo me. Bomba! Nel frattempo in chat ancora stanno a scrivere i passati remoti per rompere. E ruppidu! Ruppidu, ruppidu! Hai ruppo il cazzo! Hai ruppo cazzo! Hai ruppidu! Allora ragazzi, intanto votiamo anche per questo Flying Shark. Il nome, original era? Aspetta, molto dico. Nome original? Scusa, nome ridicolo, non mi ricordo più. Ah, ride aereo, ride aereo. Allora, sì, però veramente questo gioco prende 6,8, che secondo me è troppo. Questo ce l'avevo su cassettina io. Secondo me è troppo, perché è troppo impastata la grafica. Cioè, sì, cos'era quella roba che partiva? È un S. Allora, prendo. Te posso dire che comunque a livello di level design, come giocabilità, è molto arcade, è molto simile all'arcade. Sì. Il problema sono sti caspita dei proiettili che non si vedono. Allora, quindi... Bert dice, ma ce n'erano due versioni, perché lo ricordavo diversamente. Questa cosa, Turica, secondo me ne inficia tantissimo la giocabilità, il fatto che tu non vedi il progetto. Assolutamente sì. Assolutamente vero. Sì. Aspetta, fatemi scrivere il numero, allora. Guarda, sarebbe veramente una figata questo gioco, eh. Sì, molto bello, è fatto molto bene secondo me. Allora... Attenzione però, Harry è uno dei supereroi, avete visto? Della la schermata dei titoli. Supereroi. Ai supereroi. No, Bert, allora guarda, io ho cercato Flying Shark su Lemon ed è l'unica versione che è stata fatta. Non so, Ride aereo invece sulle cassettine, se c'è qualche altro tipo di... Fammi vedere, aspetta. Intanto dici il prossimo, che almeno io lo carico. Aereo. Esatto, c'è stato un altro, scusa, Alex, si chiama, scusami. Spectrum. Vai. Il prossimo è Infernal Spectrum. Runner. Ma Infernal Runner è quello originale però. Io questo parlo detto. E mo vi dico qual è. E mo ci penso io, Infernal Runner. Siete brutalisti questa sera. Allora, Infernal. Allora, percorso mortale. Ma perché non lo percorso mortale, grazie. No, Harry, che cos'è questa cosa mortale, di Maroni? Scusa. Vabbè, ho capito. Maroni sono in È come quando uno ti dice, che ne so, io per esempio ultimamente quando c'è il mio compleanno io dico è passato un altro anno. Io sbagliato a scrivere, infatti. C'è ancora meno tempo prima di intraprendere il corridoio dalle lunghe ombre scure. Però, cioè, voglio dire, non è che... Però sei uno positivo, dai. Allora, Passerotto dice, è un gioco di Eric Chey, è lo stesso che ha fatto Another World. Ma non me l'ho fatto il tampone, non lo so se sono positivo. Madonna, Turrican, però... Ma che è? Un attacco improvviso, cos'è? Era un minuto e mezzo fa, non eri normale? Un pochino sì, ma no, ma io perché riesco a nascondere bene la mia... Guarda il sangue, guarda il sangue! Ma cos'è? Morendo. Moreno. Madonna, il gioco di show questo. Quelle trappole. Ha bevuto. Oh, sfida di cosiddetta, però. Infatti, non è male, No. Sì, lui Boldo è palesemente nudo, sì. È palesemente Noodles. Noodles. Occhio. Gioco orrore. Mamma mia, l'ha sfiorato. E te vai su e la freccia ti dice di andare là. Musica è totale. Figa, eh? La musica è bellissima. No, e adesso qua? Non esci più, sai? Voglio cantare tutta la sera questa. Ba 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 ba. È decisamente meglio di quello sotto, ragazzi. Però Harry non lo sento molto sotto. Sì, è lo Yeti. No, è l'uomo di merda. L'uomo di merda è bellissimo. Allora, Passerotto dice, questa è l'uscita e si apre alla fine. È lui proprio. Bellissimo gioco, ragazzi, andiamo avanti. Esatto.
Allora no, votiamolo in chat prima. Aspetta, come si chiama questo gioco qui? Infernal Runner. Infernal Runner. Infernal Runner. Questo gioco prende 7,3, raga. Io non riesco a capirli sti voti. Vabbè, comunque. Va bene così. Preso la mela, Marchetti. Mangiala. Preso mela il melo, giorno. Preso il melo. Deve il melo di Thor. Esatto. Una mucca, uno giro. Allora, Zarro dice, era un cult, eh? No, ho sbagliato. Ma quelli sono sì. Punte. Passerotto dice, uno dei miei preferiti, 9. No, è bello ragazzi, però adesso stasera basta! Però non ci vivrei. Allora, vai Andrea, tanto adesso ne è rimasti pochi, famo due a testa. Sì. Allora, il prossimo Games is è Turrican. Ma veramente? No. Sì, ma c'è Turrican. No? Ma lo gioca il marchetto. Che dai titolo, io quello trovato Frexan. Devi cercare Frexan, esattamente, con due Frexan. 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 Capito. È da Turrican Frexan, vorrei capire perché. Perché Turrican. Destra, sinistra, Andrea? Sinistra, destra? No. Capito, no? È chiaro. Aspetta. Capito, no? Adesso. Ah, non l'avevi fatto? Eh sì. No. Ma chi tocca? Sto facendo io, che culo, vai. Ma che voto dareste voi alle righe di caricamento colorate del bello. Guarda che bello che è, porco. Ma parte così, senza niente? Niente, parte così. Ma poi non è il primo livello. No, è un livello a casaccio. Cazzo. Parte dal boss. Ma che cazzo è sta roba? Certo che adesso non ti dà una mano. No, ha saltato. Punito. Laser. Usa il tieni premuto. È grande, altra parte. È grande. Ho dei glitch, porco. Sì, che bello. Premi barra spaziatrice, barra spaziatrice. Okay. Ecco, fatto, ha vinto. Vai. Però il fatto che inizia dal secondo non è... Sì, infatti. Io manderei una lettera di protesta. Esatto. Come facevi a capirci qualcosa all'epoca? Assolutamente no. Trovai un gioco del genere e dici, boh. È un gioco, dicevi, bellissimo. Inizia subito col mostro, quanto è cattivo. E quello che ce l'aveva originale, gli dici, no, il tuo non va bene, il mio inizia direttamente dal boss. Il tuo è tarocco. È la mano destra, avete notato? La mano destra del diavolo. Cara. Dovete leggere in verticale, non in orizzontale. Esatto, hai visto come era fatto? Sì. Cosa? La scritta che muove? Se no viene scritto... I finito. Se no viene scritto... Quello che la sera l'avevo fatto io, che quando perdei, insomma, perdei tutte le vite, sei stato terminato. Esatto. No, non la puoi distruggere questo. Terminato. Vai. Ecco qua. Purtroppo. Allora, intanto votiamo, ragazzi, in chat per Turricano. Ma veramente? Tu vuoi sapere un voto per Turricano? Ci tocca. Masturbican. Il voto ovviamente è per il gioco, ma se tu consideri il fatto che inizia dal secondo livello, infatti, insomma, Turrican è discutibile. Lemon prende 8,7. Ma questo è c'è una stellina. E quanto che è? Significa che sta al numero 15 della top list Commodore 64. Bene. Calcolando che dei giochi ne sono usciti 4 milioni per Commodore, stare al numero 15 è tanta roba, vuol dire che sì. Allora, qua 10, 8, 8, 9, 2 per Dapper. Dapper non mi piace. Ah, questa versione qua un po', diciamo, tagliata, sì. Guarda, conosco pure un sacco di persone a cui non piace proprio Turrican, Oh, ma già, no, è noioso perché devi esplorare, devi girare. Io, ragazzi, io conosco pure un sacco di persone che non mi piace. Stavo per dirlo. Sì. Non per questo... Non per questo non è bella. Esatto. Gusti. Ah, Dabber ha detto no, è per fare un dispetto a Marchetto. Ma figurati. Oh.
Non ho preso perché... la piattaforma. Daver, tu l'hai detto in modo scherzoso e vagamente provocatorio. Io conosco persone a cui veramente non piace Turrican. E mi hanno dato pure delle motivazioni, quindi... cioè. Perché io, ricordatevi, sono uno di quelli che quando dite questo mi fa schifo, io vi comincio a rompere perché, le palle e vi dico perché, certo, spiega. Porca Trofax. Porca Trofax. Trofax. Allora, a Babic non piace, per esempio, lo considera solo un clone di Metroid. Oddio, aspetta. L'hanno giocato tutto su il 2 euro, due, sì. Qua. Il, mi pare pure l'uno. Pure l'uno? Mi pare. Il 2 mi ricordo. Ah, sicuramente sì. Dai, con il però... Oscar della Data East. Oh, non ti... sotto. Può anche non piacerti, ma ci mancherebbe altro. Cioè, che ma c'è una regola, ragazzi, regola. Oh, ma che scherzi, ma ci mancherebbe. Tutti c'è. Quanti adorano Zelda. A me Zelda non... non cioè, scusami, aspetta. No, no, me devi far finire. Me devi far finire. Zelda in 3D. Zelda in 3D. Ma no, ma tu se una regola c'è, nulla io chiedere che a me. Io ci abbia problemi, quello non è messo in discussione. Però, però il fatto che comunque sia... Zelda in 3D sia un gioco diciamo un po' legnosetto da governare, un po' difficilotto da giocare, per me ci sta, fa in modo che io lo metta fine. Assolutamente al di sotto delle versioni leggete in verticale, non continuo, non continuo. Leggete verticale, leggete verticale, il prossimo gioco è Calcio 3D che è Maradona Handball. Maradona e meglio Pelé. No, nessun risultato trovato. L'ha detto Turrican il titolo, attenzione. Sì, infatti qua c'è scritto così, però non te ne dico altri perché ce ne stanno un po'. Sta roba. Handball soccer. Maradona senza pallone. Prova calcio difesa. Ma che calcio difesa, dai, ma è il pibe. Calcio difesa. Ah, Peter Shilton's Handball Maradona. Isso è. Questo è l'originale, però. Oppure no, calcio no, mania. No, questo è calcio difesa. Ah, ok. Se una regola c'è, non la chiedere oppure a me. Il tipo di oro. Allora, oppure inizio goal. Portiere scelta joystick. Oppure goalkeeper. Mamma mia, quanti ce ne stanno. Te va giù, Andrea? Mo? Posso? Hai sentito come fa? E poi, lui, ci ha giocato un botto. Un gioc o due gioc? Ma io non posso fare niente, un giocattolo, due giocattoli. Un giocattolo a me? Un giocattolo? No. Ma sai che vuol dire un giocattolo e due giocattoli? Giocattolo vuol uno... Dire... Giocatore uno, due, giocatore due! Due delle due iniziali, giocattolo. Giocatore uno, giocatore due! Ma perché? No, io sono Handball, Maradona! No, non mi va. E sono un gioco del Comodoro! No. Ma tanto basta, la smetto. Ma vedi? Eccolo. Non va più. Rien va più. Ma io non toccavo niente. Aspetta. È morto. Vero, ah, perché ce l'hai rumore. Aspetta. Adesso lo faccio, adesso lo faccio. No, ce n'è un solo settato. Avanti. Non ce va, eh. No, Andrea. No. Dai! Non riavvio. Dici perché? Oddio. Hai selezionato Joe all'inizio? Bellissimo, un momento meraviglioso. Scusa, Nicotto, scusa. Mi sembra che l'avevamo selezionato Joe. Aspetta, inizio. Ma io solo premendo a sinistra scendevo. Così? Passerotto, quelle parole non si scrivono. Scelta joystick, non mi fa nulla. Adesso se prema a sinistra scende, ma e poi intorno su sarà buggato. Oh, un'altra volta. Allora, metti un altro nome, ma è una tragedia. Sì, allora altri nomi è calciomania. Questo era calcio difesa. Calciomania. Che non c'è.
calcio in diretta, calcio, calcio okay. Penalty, indoor, calcio spaziale. Allora puoi provare il Pibe de Oro che sta su Commodore 64 Go Games numero 24. E il Pibe de Oro. Pibe. Te. Cano. Te. Quando dai queste informazioni così dettagliate. Piace? Però questo chi è? Cos'è che ho visto l'annuncio che hanno fuorifatto il libretto del padre di Indiana Jones, del Santo Graal, con tutti gli appunti, che si vende. Fighissima come cosa. Oddio, sarebbe praticamente il libro che si porta lui alla fine del film, no? Che aprono per vedere qual è il grado. La mappa, quello là. Calca, è mazza, bello. Io invece ho rosicato. Io invece ho rosicato tanto perché ci stava il libro degli spiriti di Ghostbusters. Io lo volevo originale in inglese. Invece mo su Amazon si trova soltanto quello tradotto in italiano e mi dà fastidio. Ma tanto, se vai giù, Andrea? Quando vado a sinistra mi vai giù. La guida del Tobin. Destra, sinistra? Ma in inglese... Quando io vado a sinistra vai in giù. È l'unica cosa che fa. Così? Con l'altro joystick? Così non fa proprio niente. Io tanto non mi fa niente. In inglese un'altra cosa? Sì. Cioè, oddio, le illustrazioni sono le stesse, tutto l'immaginazione è la stessa. Però fa tristezza. Ho capito quello che intendi tu dell'amica. Però questo che ti dico io è proprio un rifacimento di quello del film, tutte le pagine disegnate, più tutta una serie di cose in più. Allora. Figo. Ammazza, beh, figo. Però andare avanti quello che hai tu, Proviamo... Te sul secondo... Marco 2, l'ho ricaricato. Ah, yeah. Va configurato in maniera particolare, vedi, di Pandorib, 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 Pandorib. Urica, non ce l'ho pure, c'ho le gocce di cioccolato. Bucce. Dopo approviamoci. Dite, in questo momento pare una balena spiaggiata. Un tasso del sonno del 93% giornaliero, incredibile. Allora... Te quando vai giù praticamente ti si ferma solo su tastiera, no? Ah, sì, ma io vado giù solo andando premendo a sinistra, però già questo è strano. Allora, aspetta, postazione joystick. Te eri questo, destra, sinistra? Ok. Allora, vai giù. Schiaccia. Idem. Però adesso ti prende joystick. Giocare. No. Adesso va bene. Adesso va bene. Ah, devi prima selezionare... Ok, adesso come fai a selezionare one player, però? Ok. Però qui ci sono le squadre inglesi. È un'altra versione. Vabbè, sti cazzi. Vabbè, prendiamo il... Manchester United. Partita. Ma questo è solo... Pandorib. Sì, ma ancora vedo sta palla che rotola, ma come mai non... Diciamo. Eccolo il gioco, eccolo qua. Io so il portiere che si butta. Io? Ma cos'è? Io ero il portiere, sì. È un gioco brutto questo, ragazzi. Mi dispiace dirlo. No. Non posso fare niente con i difensori, non ho capito. No. Tu sei il portiere e basta. Sono un portiere del merda, però. Non lo sai usare. Ah, le azioni d'attacco non le fa, vedi? Però io ho segnato gol pure io. Allora, questo gioco prende 6,3. È figo che non riesco a capire quando, come faccio a parare. Questo gioco è figo. No. Cioè, io non posso parare, è impossibile. Niente. Lo vedi? Io non è che non mi ci butto da quella parte. 6-3, incredibile. Difesa di burro dello... Mamma Madonna.
un missile terra aria sotto l'incrocio dei pali. Ma chi è? Cioè, figlia? Sei sicuro che stai a giocare a te? Io sto tenendo il portiere. Io mi tuffo io col portiere a destra e a sinistra, però 8-3, direi che è un buon esordio. Allenamento, dai. Tenersi pronto, tenersi pronto. Sono prontissimo. Appara! Esulta il pubblico, anche in allenamento esulta il pubblico. Madonna. Ti devi tuffare da molto vicino. Go! No. È un dio. Vabbè, ma so, sti cosa, cioè, sti tiri sono improponibili, no? Boom! Parada, oh! No, com'è? No, com'è? Sta cercando di capire. È brutto. Niente. Però è veramente di una difficoltà allucinante. Ma tirano certe bombe tutti. Parati un tiri. Vabbè, Alex, cambia. Vai a giocare il prossimo, perché veramente... Ma ti fate solo questo. Il prossimo è Last Ninja o Fighter, come ha detto Turicano. Allora, votiamo, ragazzi, per questo intanto. E poi Erturicano ci dirà quanto prende. Sto prendendo 6,3. Allora, 6,5, 4, 8, 3, 9, 7, 4. Allora, che mi hai detto, Andrea? Fighter? Fighter, Last Ninja 2. Allora, Last... Allora... Ninja 2. Wow. Ninja 2. Fighter via giù. Allora, o Fighter o Ninja devi cercare. Allora, Fighter... Ah, eccolo qua su, Fighters. Allora... Questo è Star Force Fighter. Warrior 2. Blah. Oh, ce n'è uno? Non c'è, sai perché? Mm-hmm. Perché quello che trovi è quello per lo Spectrum. Per 64 non c'è. Ah, non c'è Last Ninja 2? No. Non è stato fatto su cassettina. C'è stata, infatti, soltanto la versione Spectrum. Prima infatti ti ho detto, ma c'è una versione, io non mi ricordo. Vabbè, famo un altro. Oppure facciamo l'originale, per una volta. Ah, oh, vai. Allora, tanto il gioco è quello. La da 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 da. La da da da. Pandorib è veramente buono. Allora, Last Ninja 2. Questo che è? Ninja 2? No, qua mi dice Sport Game. No, cosa? Sport Games. Qua mi dà Last Ninja. Dubbi. Super Game 2000. Per esempio, no, tanto per tornare sul discorso che i gusti sono gusti e i giochi possono anche non piacere anche se sono belli, a me The Last Ninja non mi è mai piaciuto, né il primo, né il secondo, né il remix, perché l'ho sempre trovato lento, macchinoso, legnoso e con dei controlli che sono assolutamente anti-giocabilità. Sì, i controlli erano veramente pessimi. A me non è mai piaciuto quel caspite di The Last Ninja, fai mai. Fai canti qua, mi ha detto. Cazzo. È la vera difficoltà, Turicano? Per riconoscere quando un gioco è oggettivamente bello seppur non ti piace, perché ci può stare. No, ma che io vuoi dire? Cioè, tecnicamente non gli puoi dire niente, però secondo me il fatto dei controlli pregiudica moltissimo la giocabilità, però il gioco è clamorosamente bello. Senti, che musica? È un adventure clamoroso, bello, musica, molto bello. Musica meravigliosa. Anche la meccanica dei combattimenti secondo me è brutta, perché comunque c'ha un sistema di collisioni che fa acqua a tutte le parti. Ma tu combatti contro la... Cosa, Alex? Schiaccia un po', dico. Ah, sempre io? Ne hai fatto uno solo. No, ho fatto due. Ne fatti due, allora fa un marchetto. O a Simo, chi vuole giocare? Marchetto? Ah, no, tutti assieme. Io preferirei di no, però se devo... Allora vai, Simo, destra, sinistra. Secondo me la soggettività Turicano. Ok, la schiacci. Quanto sei disposto a tollerare prima di iniziare a padroneggiare, quindi a goderti anche il sistema di combattimento, la telecamera, eccetera, eccetera. Però, mano a mano che tu cerchi di padroneggiare i combattimenti, le collisioni e i controlli, il gioco diventa più difficile, perché tu, man mano che vai avanti nel gioco, diventa pure più impegnativo il gioco, no?
Quindi ogni volta è come è una rincorsa che non finisce mai. Quindi no, cioè, non è vero, perché è talmente esplorativo che ti porta a fare talmente tante cose mentre non sei in fasi concitate. Mm-hmm. Sì, però anche niente di imparare è che ti devi far prendere da certe cose per cui superi quel momento che invece a te t'ha preso, che dici è frustrante, per cui vaffanculo. No, ma poi vedi, cioè io non capisco perché abbiano fatto sti controlli così. Cioè, se tu mandi in giù, non è che si gira e va in giù. No, va indietro, va in retromarcia, fai il moonwalk. Certo, cioè... però capisci che quando questo ti diventa un automatismo, non vivi più il problema. Certo che se tu non superi quello scoglio e ci sta, e lì ti ripeto sta la soggettività, no? Guarda, guarda, sì, certo. Ti volevo far notare pure il sistema dei combattimenti. Sì. Non esiste che tu non puoi schivare, non puoi indietreggiare. No, tu devi fare soltanto un colpo lui, un colpo te, un colpo lui, un colpo te. E inoltre i personaggi non muoiono, perché questo qua mo si comincia a ricaricare. E dopo un po' riappare. Devo girarti. Sì. Anche Raiden, il player inside, sta facendo giochi retro. Ah, bene. Ma dai, figo. E poi anche a livello di oggetti, quando tu di interazione proprio con gli oggetti, se tu devi premere un pulsante, mo per esempio qua c'è stata premere un pulsante dietro la tenda, è un macello per prendere la mira. Ma guarda, già solo il PA chiave, guarda il PA chiave. No, cioè per me è un gioco proprio... in basso. Te devi mettere lì e poi ti devi abbassare. E tanta roba su schermo, graficamente. Forse schiacci in giù, eccola. Niente di. Musica è da paura, grafica è... è stracurata, no, e guarda quanti caspi di dettagli c'ha la grafica, è veramente qualcosa no, di bellissimo. Però regà, io non riesco a giocarlo sto gioco. Pure a me non mi ha mai acchiappato. È ricco di cose, è ricco di dettagli come se fosse un punta e clicca quasi. A voglia. Che però l'isometria e il fatto che comunque il dettaglio sia limitato fa sì che diventa difficile interagire con gli oggetti e le cose. Tanto no, infatti Passerotto dice passare. All'epoca era impensabile una cosa del genere, no? Quello è vero. No, vabbè, all'epoca era un altro metro di paragone, ovviamente. Esatto. Quindi tu vedevi una cosa del genere all'epoca e dicevi oh caspita, datemi un Commodore 64 adesso. Nicotto dice l'hanno fixato quelli del team Rapid Fire. L'hanno fixato quelli del ma i controlli? E penso no, aspetta per minuti se mi hanno fatto una versione con i controlli umani, questo qua è da giocarlo dall'inizio alla fine. Allora intanto ragazzi in chat vediamo che ne pensate in chat di The Last Ninja, anzi no, è senza di Google, Last Ninja 2. Last Ninja Rapid Fire. Questo temene, eh? Eh sì, un bastone. Qua infatti vedi 8, 9, 8, 7, 9, 7 e mezzo, 8, 8, 8 e mezzo. Se non lo giocavi e lo guardavi e basta, questo è un gioco veramente da 9. No, madonna. Oh, un 64 era, Appunto dico. Poi magari giocandolo ti rendi conto di alcuni problemi, alcuni limiti, alcune cose. Allora, però... Nicotto dice sta su CSDB. CSDB, ok. Sì, il sito quello... sì, è molto bello. E quanto prende, Marchè, questo su Lemon? Non mi ricordo. Questo è tantissimo, regà. Allora, Last Ninja 2. Ninja. Prende 8,8, regà. 8,8 con la stellina che sta al numero 8 della top list vedi? Commodore 64. Che io vuoi dire? Ma che io vuoi dire? Questo è stato uno dei primi giochi a creare hype. Molti l'hanno aspettato per anni. Sì, sì. Io mi ricordo sulle riviste, su Zap, c'era tutte quante le recensioni, no? Mentre lo stavano facendo, mi ricordo. Però mi servono le Tiger Claw. No, io da solo. Ora qua c'era un spone, mi pare. Bello, molto bello, raga. Però devo capire sta cosa di sta versione con i comandi corretti. Allora, sempre dello stesso team c'era Vendetta, pure era. Bellissimo Vendetta. Eppure quello c'aveva i comandi però. Così. Cioè, è uguale era. Però era un po' più corto, avevi anche il momento di guida. Esatto, sì. Dai,
e poi salti qua, è un delirio. Riuscirò a prendere almeno l'arma? Bam 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 bam. Che musichetta. Vabbè, ma cioè, che scherziamo. L'aspetto tecnico è veramente la Madonna, inappuntabile, direi, in questo fatto gioco. Benissimo. No, ma stai a massimi livelli qua. Questo è 2, vero? 88. Questo è il secondo, sì. Il primo è l'anno prima o 2 anni prima addirittura, 86. Un anno prima. L'anno prima. E prendi la scacchetta. No. E vabbè. Vabbè, andiamo avanti, via. No, ma andiamo avanti. Vai, Marchetto, il prossimo per Simoni? Il prossimo è Mister Quadro. Mi avevamo detto, non mi ricordo chi, forse Nicotto, ma aveva detto che lo dovevo giocare io questo qua. Che lo devo giocare a Marchetto. Però... Mister Quadro. Vai, probabilmente perché mi farà incazzare come una bestia, quindi io eviterei. Che sarebbe il gioco originale Quadro Power. Ah, adesso vado a prendere il pandorino. Oh, bravo, Quadro Power. Barbara, ma che roba è? A me non me lo trova sul sito, eh? No, il nome originale era un altro. No, il nome della cassettina qual è? Scrivi solo Quadro. Allora, intanto aspetta, destra, sinistra, ma che? Allora, destra, sinistra. No, va. Mister Q, spirito, razzo. Ciao Enzo! Oh, grande Enzo! Quale potresti essere? Enzo. Il 2? No! Mango! Se ce n'è 5 sarai ovviamente l'ultimo. Questo? Mister Q, spirito. No! Cioè, incredibile, cioè, 5 joystick ogni volta che settiamo, l'ultimo. Sempre. Questo? Oh! Pensa che a volte neanche c'è. Allora, aspetta, perché devo capire un attimino che cosa bisogna fare in questo giochillo. No, me devi cambiare la porta. Avanti, yeah, giocatore 1. Bene. Ma qua come fai ad andare qua e di là? Ah, sposti le cose. Però è un rompi. Cazzo, no, non mi posso far colpire dal mio proiettile. Caspio. Il titolo originale non mi ricordo, adesso ci guardiamo. Pac-Man quadrato, sì, è vero. Da Gab, ovviamente. Harry, ce l'abbiamo? No. Sì. Mi sento. Sì, non fate... sì. Dai, prepara, dopo da a te, Harry. Sì. Dubito poi. No, che bastardo! No, dove è comparso? Strano, è comunque. Lì. Gioco molto molto particolare, direi. Del ragionamento questo, eh? Sì. Ma domani che giorno è? Domani è domenica. Oggi. 26. No, domani è lunedì. Lunedì, ah, scusa. Okay. 20, lunedì 26, oggi. Okay. No. Domani è lunedì. Domani. Sì, oggi. Lunedì. Sì, è quasi oggi, manca 10 minuti. È quasi oggi. Un quarto d'ora lunedì. È quasi oggi. È già domani, c'era un film che si chiamava Già domani. È già domani, è già domani. Ieri. Lo giaddo. È già ieri? È già ieri, sì. E c'era oggi. Esatto. Spari. Ma sta a disposizione pure... È difficile, oh. Eh sì. Già domani. Boh, ragazzi, votiamolo in chat questo Mister Quadro per vedere quello che ne pensate, via. Qui la situazione è pulita perché io Nicotto
Allora, Passerotto dice: Nicotto, qual è il nome del team che l'ha fissato? No, ho Perché non premuto il lo tasto sbagliato al momento. No, 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 trovo? Tasto sbagliato. no, no. Oh, rapid fire, ma io non sono riuscito a trovarlo però. Dicono che sta su CS. Oppure, Ci ho guardato, però. Nicotto, metti il link te se ce l'hai, no? Tanto che se sta sul sito, È del pubblico no. dominio, però. Esatto. Minions. Esatto. Dominance. Ping. Qua, 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 qua. Allora, Lucky dice: ma come il tasto sbagliato? Ce n'hai solo uno? Era No, giustamente no, il grande, tempo grande, sbagliato, intendevo grande, grande, il tempo tasto sbagliato. sbagliato, grande, grande. Ce n'è solo uno e ti è andata bene. Sì, esatto. Molto bene. Molto, molto bene. Chiudete, esatto. Ecco, quello è incastrato. Allora, hai perso ciò che mi ricordava un altro gioco da edicola in cui dovevi muovere delle porte girevoli per formare dei quadrati. Ah, ho capito, c'era pure su MSX. Ah, ma li muovo tutti, muovo anche le altre Sì. quando io premo. Sì, Molto, rimoni. molto difficile, tra l'altro, ho capito di quale dici, di quale parli. Però non mi ricordo come si chiamava. Passati un tot di anni, eh. Wow, tutti e due si è messi lì, eh. Grandi. Carino, però questo è il Non primo stavo. livello. Ma è il primo livello. Nicotto, non ce l'abbiamo. Avanti, giocatore 1. Mamma mia. Yeah. Ciao Simo Steel, buonasera, Ciao Simon. buonasera. Simon Steel. Siamo sos. Ma qui No, questi qua infatti sono non tutti è quanti male. bloccati. L'abbiamo votato, no? Mister Quadro. Mi pare che abbiamo già votato. Sì, questo è il classico gioco che piace ad Andrea, che ci si Esatto. incastra proprio. Io. Allora, eccolo, l'ha messo Nicotto, ha messo il link per scaricarlo, eh. Oh, grande Nicotto. Allora, intanto andiamo avanti. Che dici, Marche, o vuoi continuare? Aspetta, fammi provare giusto a finire questo, ma. Lo so, lo so. Lo so che ti incastri neppure. Questo adesso quando apri, appena apri, che giù. E allora cerco di chiuderlo qua. No, pure questo qua è uguale. Troppo poco spazio, cioè. Vediamo se riesco a spostarlo, a farlo uscire. No, oppure te metti tutto a sinistra e cerchi di. Capito? Se ti metti qua, no, a sinistra. E a sinistra, e no. Caspita, ma non posso decidere io dove va. Tocca a te. Stiamo in un senso orario, credo. Vabbè, vai, cambia. Grande Allora, aspetta, però, carino. il gioco. Allora, abbiamo detto, Mister Quadro, il gioco originale è Quadro Power. Quadro Power. E Quadro Power. Mo' vi dico quanto prende. Yeah. Allora, Quadro Power non me lo dà. Quadro solo. Meta Squadron. UN Squadron me dà. Niente. Quadro. Non lo sapremo mai. Prossimo Quadro gioco. non me lo dà. Sulle ma Quanti non me lo dà. ne è Poi rimasti? gioco. Quanti ne è rimasti, Andrea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pure troppi. Prossimo gioco è Janna Sister. Bello. Che era? Gianna, mi sembra. Da edicola. No, nessuno risultato. Nessuno. Allora, Gianna Sister. The Great Gianna Sister. Little Girl. Famo Little Girl. Vai. Yes. Volete Bole. così. Oh, grande, eh? Preso la Stinja. Mo lo proviamo dopo.
Ok, eccolo qua. Grande Nicotto, grazie. Allora, quindi questo è per Eri, no? Sì. Siete sicuri? Sì, sì. Sì. È per Eri. Are you sure? Quello che avete appena detto. Però, Eri, io vorrei far destra, notare... Destra, sinistra, Eri? Aspetta. Dai. Okay. Ma perché mi si spegne dal posto? Vorrei far notare al signor Harry che adesso c'è molto meno entusiasmo rispetto a un'ora fa. Ma da parte di chi? Da parte sua. Ma perché in chat non intervengo? No, perché proprio non interviene in Discord, vocalmente non interviene. Vorrei prenotare. Vorrebbe prenotare salute, per quante notti? Salute, salute. Per quante notti? Vorrebbe prenotare, mi perdono, mi risponda. Vorrebbe prenotare per quante notti? Salute. No, mi consenta. Salute. No, cioè lei quante notti vorrebbe stare nel nostro appartamento? Salute. Salute, vabbè, tanto se saluta anche a lei. Salute. Salute. No! No. Salta. Il livello si chiama grado. No, che cazzo. No, devi andare lì, saltare sopra. Lo so. Non capito che hai detto. Non sono in grado questa sera. Grazie. Allora, la pecca più grave di questo gioco è che il salto lo fai premendo la direzione su invece di un tasto, altrimenti sarebbe perfetto. Non te fa sentire da Nintendo, perché Nintendo piagnona ha deciso di rompere i coglioni a chi ha fatto questo gioco, che secondo me non ha nulla da invidiare a Mario, non è assolutamente ai livelli di Mario, però sì, secondo me è un'ottima alternativa. Scrivi il nome, Alex. Questo sì. Irla. No, mi sa che lui lo scrive te, a me non me lo scrive. Nonostante, vado, vai lo scrivo, vai, eccolo. Direttore dell'entusiasmo in Harry. Sta tornando dell'entusiasmo, sono contento. Non lo scrive. Lo scrivo, l'ha scritto? Last Ninja l'ha scritto? Last Script. Il gioco è bellissimo, io però questa sera non sono in condizione di giocare. Ma come mai? Lei prima, fino a pochi minuti fa, lei era in condizione di fare qualsiasi cosa, anche di scalare l'Everest. Cosa è successo in mantinente? Che sta una giornata lunga, sarà stanco, no? Ho mangiato come un disperato, arriva la decisione. Anche io. Ci credo. Ah, perché lei ha cenato anche. Acce. Io mi sono mangiato i tortellini in brodo. Io non ho cenato. Ma te sei veramente una fogna del calputo. Ma io mi sono mangiato sto mondo e quell'altro a pranzo. Sei una fogna di Calcutta. Ma io dovevo recuperare ieri, che non ho mangiato niente ieri sera. Scusate. Oggi mi sono sfondato dei cani. Allora, Zuccherone, da fiero possessore del 64, all'epoca era innamorato di questo gioco. Bravo, Zuc, pure io. No, ma faccia di Nintendo. Tutti. Ma tu mi devi dire, caspita, sta Mario in questo gioco qua? Dove sta? Io vedo un pupazzetto che c'ha i capelli sparati, che invece di essere un maschietto è una femminuccia. Il design è identico. Non ci sono i cristalli, ma ci sono delle cose blu che lampeggiano. Ma ci poteva essere pure la faccia tua, era lo stesso discorso. Ma non è lo stesso discorso, ma come niente. I mattoni sono identici, vergogna. Almeno sì, i primi paio di livelli è molto simile, purtroppo. Allora ragazzi, votate in chat per... È simile, non è uguale, è simile. Infatti ho detto... Allora... Che era sicuramente una valida alternativa, su questo non ci più. Allora, votiamo in chat ragazzi per The Great Giana Sister. No, non è assolutamente... Io ripeto, ribadisco che non era assolutamente al livello di Mario, ma sono assolutamente d'accordo su questo. Però, proprio per questo è un aggravante. Tu, Nintendo, sapendo che comunque il gioco non è assolutamente all'altezza di Mario... Perché devi rompere perché devi scocciare? Perché Nintendo ce l'ha nel DNA. Non è che fosse tanto alto, ma Turica. Non ho capito. Detto che non era all'altezza di Mario, però dico Mario non è che fosse poi così tanto alto. Sì, è anche vero questo. Però, un gioco del genere, come puoi impensierire Mario? Ma puoi sparare, Harry, Cioè, date la carmata tu Nintendo, perché no, non c'è da sopra, non ti passa il tempo, stai finendo il tempo. Nintendo ha rosicato, perché comunque sia ha visto in questo gioco un possibile pericolo per le vendite di Mario in Occidente. Giusto. Ma dai, per cortesia, sì. Veni ad anni, per cortesia.
Secondo me è così, hanno rosicato. No, è che loro hanno rendito. Tu hai preso ispirazione e io adesso ti pulisco. Ma che problema c'è a prendere ispirazione del gioco? Ma scusatemi, ma dove sta scritto? Perché sono cattivi, sono gente brutta. Esattamente, questo è vero. E a me Nintendo sono mi sta sui maroni. Sono delle brutte persone. Posso dirlo? Posso dirlo? Mi è concesso dirlo. Allora Harry, quando giochi, sotto se non li fa giocare nelle altre macchine, cazzo me ne frega. Ma questo devi saltare. No, ma allora, se tu c'hai paura che un gioco del genere possa rubarti il pubblico da Mario, possa distogliere l'attenzione da Mario in Occidente, perché ovviamente il Commodore 64 è amica in Oriente, chi caspita ha mai curati. Però se tu c'hai sta paura, sei patetica Nintendo. Sei patetica, mi fai tristezza. E peri. Dai, su. Allora, ma che, quanto ha preso Gianna Sister? Tanto. Porca puttana, Gianna Sister, allora, prende va, tanto. Esattamente. Anche da Gianna, porca puttana. The Great Gianna Sister prende 8,6, raga. E si posiziona al numero 34 della top list. Te l'ho detto. Vai, ultima vita e poi facciamo il prossimo. Ecco, poi ci sta un Super Mario Bros. Gianna Sister Hack. Quindi è Gianna Sister con gli sprite giocati. Esatto. Vero. Allora lì io sono Nintendo, te telefono e ti dico: che stai a fa? Levala. Esatto. Oh, capito! Oh, cagate chi da! Così, no? Esatto, va cagate chi da! Cagate chi da! Cagate chi da! Esatto, cagate chi da! Offside donana, dai, nani, sciuto! Ma Simoni, Simoni li abbiamo perso, mi sa, È vero, Simoni? Porca puttana, porca allora, miseria, Simoni. Allora, vai col prossimo, Marché o Andrea? Allora, prossimo gioco... Ti? È Pac-Land. Vai, Turicano. Ma manco se me paghi, guarda. Ma bros, fa fa. No, se me paghi. Allora, sì. Come si chiama Pac-Land, però? Si chiama gioco che piace di più a Turicano. In edicola c'è il gioco che piace di più a Turricano. Allora, Pac-Land, questo originale... Ti sembra che io stia rispondendo? Sì. No, ma infatti non devi rispondere. Ok. Allora, aspetta, ci guardo io. Brutaccia tua. Mi hai copiato Yoko. Allora. Questo è giapponese questo Nicotto. Ma pure la musica è totalmente diversa. Cioè, ma te che stiamo a parlare? Allora, e poi invece, siccome Sony è una... posso andare a prendere da bere oppure per caso devo giocare io? Dovrei fare il secondo, però. Ti ringrazio. Vai avanti, vai. Vai. Volevo chiudere il discorso e poi taccio su questa storia perché ho parlato troppo. Che il signor Nintendo, siccome è un pusillanime, allora, mi prendo tutte le responsabilità del caso. Il signor Nintendo è un pusillanime. Sono il signor Nintendo, buonasera, e vorrei parlare con quello che mi ha dato. Eccolo qua. Ascolti, signor Nintendo. Ribadendo che lei è un nozionistico che mi sta facendo una morale. Allora, si chiama Clan. Io sarò un nozionistico, ma lei comunque rimane un pusillanime. Perché secondo me non è assolutamente un comportamento giusto. Rompere le palle a una software house all'epoca piccolissima come era questa qua della Rainbow Arts, che tira fuori sto gioco ispirato a Mario facendolo discretamente bene, e forse però non vai a dire niente alla Sony che ti tira fuori Crash Team Racing, che ti fa un clone spudorato di Mario Kart. Perché? Perché Sony è forte. È un concetto troppo di non ce la fai, capito? Ha fatto a digerire questa cosa a te. No, ma non è questione di digerire, è una questione di logica. Cioè, premi fuoco e gioca col cazzo. Non vuoi vedere delle cose. funziona. Mi metti crediti. Teoricamente funziona. PQ1 sì, lo so, 3. Ma io non ricordo il discorso che mi hai fatto te. Enter. Però se tu mi fai un gioco che è ispirato a Mario Kart, forse fatto il scusate, cosa hai schiacciato, Alex? Basta, mi taccio. No, scusa, F2, no, F2.
No, non parlo più. Dai. No, no. Che, io basta, non vi seguo io perché non ti faccio il gioco. No, io non parlo più. Ma che hai detto? No, no, Ale, io non basta. Allora, no, Marco Turica stava dicendo cose interessanti. No, tutto, basta, basta. È troppo pro Nintendo questa. Nintendo ha fatto tutto questo senza capire che bastava fare Super Mario per Commodore e sistemare le cose. Siamo troppo condizionati dalla Nintendo. Cosa hanno fatto questi ragazzi? Hanno solo denunciato, hanno detto, non è che c'è bisogno magari di un bravo Condor, esattamente quello che dico io, perché Sony un paio di schiaffi indietro glieli poteva restituire. Bravo, questo lo vedo facile, eh? Nintendo ci ha piato un sacco di botte da Sony. Non, no, proprio state ragionando su un piano che non esiste, perché su Crash Team Racing non c'è nessun presupposto per poter avanzare nessun tipo di richiesta, perché parliamo di un gioco che è simile nella tipologia di gioco, anche già esiste, è simile, cosa che tu non puoi vietare a nessuno, ma è differente in tutto il resto, cosa che invece non è già una sister, che è simile, come gioco, perché fa parte di quella categoria di giochi, ma che ha alcuni elementi, soprattutto nei primi livelli, che sono spudoratamente presi da Mario, spudoratamente. Intanto vorrei far notare che Team Racing non è uguale. No, assolutamente no. Ma basta. Pure lì prendono spunto da quello che è. Parliamo del gioco. Appunto, quindi diciamo così. Quindi Nintendo si è comportata molto pigramente, nel senso che avrebbe potuto fare Super Mario per Commodore, avrebbe reso generazioni di ragazzini veramente entusiasti. Ma non è un mercato, che gli interessava a Nintendo. Ho capito, però non l'ha fatto. Ha preferito denunciare chi aveva tratto. Allora, scusate. Un'ispirazione dal gioco. Intanto, ragazzi, votiamo per Peckland. Parliamo di questo. No, votiamo intanto in chat per Peckland, la versione per 64. È interessante il discorso, però. È sempre quello, il confine sottile tra il posso ma non voglio ma non posso, cioè una roba un po' assurda. Secondo me nel comportamento di Nintendo, la politica della Andrea, destra sinistra, di difendere con le unghie e con i denti qualsiasi prodotto Nintendo in maniera cattiva, ecco, aggressiva. Sono d'accordo. Ti fa Andrea? Perché comunque no, destra sinistra. Non tocca a me. Non vedo. Che non vedi? No, non vedo se mi sta facendo, se si illumina quando fa sinistra. Ma guarda, Nintendo non aveva nessuna intenzione, cioè è come chi ha un'esclusiva, no? Chi ha l'esclusiva di una cosa, non la vuole diffondere, non vuole che nessuno vada minimamente a intaccare. Ma è giusto mostrare le proprie. Allora, Enzo dice: Mister Andrea, per favore saluta mia nipote che ti ha riconosciuto. Ande. Non ho capito. Saluta la nipote, Andrea. Come si chiama sta nipote? Saluto. Ciao nipote. Ciao nipote. Nipote. Ciao nipote grande, ecco. Intanto guardate come grande. No, sono scomparsi. Sì, scomparsi. È una conversione che ha il suo perché. Ah, non puoi saltare sulle macchine, è vero? No. Saltare sulle macchine. Una conversione che ha il suo perché, nel senso perché, punto di domanda. Si chiama Martina. Ciao Paolo 81. Ciao Martina. Buon Natale, tanti auguri. È impossibile. Tappati le orecchie, Martina, perché tra poco... Lo vedo facile, Beh, diciamo questo. Esistono tutta una serie di giochi per cui copiano a man bassa da altri. In questo caso il problema è copiare da Nintendo. Nintendo non può. Punto chiuso. È molto più semplice. Nel momento in cui tu copi pure una canzone, difende il proprio diritto, questo non ci piove, ma un conto è che tu dici quell'altro pure ha fatto una canzone, cioè quell'altro pure ha fatto un platform, chiunque può fare un platform, quindi Crash Team Racing è legittimissimo, se no nessun altro potrebbe fare un gioco di kart, no, non stai lanciando in terra. Era se quella della voce fantastica, fastidiosa. Ah, ok, perfetto, grande. Se tu però fai un... mi ricordo di quella cosa. Prossimo Andrea. Dove ci metti come personaggi? Un idraulico, una scimmia. Prossimo è colpa mia. With 3. Non ho capito.
Death Witch 3. Wit Witch. Non mi ricordo cosa. A me piaceva anche questa discussione un po' alla Mughini contro. No, no, io, se tu ci metti però, come ti dicevo, come personaggi, una scimmia, un idraulico, una tartaruga, una principessa. Sì, sì, vai. E allora, i circuiti li fai molto simili a livello di design a quelli di Mario Kart. Ecco che non è più un gioco semplicemente della categoria giochi di guida di kart, ma diventa un gioco di guida di kart che ha degli elementi che sono presi spudoratamente da Super Mario Kart. Né più né meno come Giana Sister, che ha degli elementi di level design, dei nemici, delle azioni che devi compiere, che sono né più né meno presi spudoratamente da Mario. Se avessero fatto un gioco The Great Giana Sister simile a, come genere, no, dico, a Frog, che è ambientato nel bosco, nessuno avrebbe detto un cazzo, perché il level design sarebbe stato diverso. Se non ci avessero messo quella specie di funghi, nessuno avrebbe detto un cazzo. Se non ci avessero messo i mattoni, che sono identici a quelli di Super Mario, nessuno avrebbe detto un cazzo. Ma se perché tu... Azul è ambientato... Si chiama Il Giustiziere, intanto. Perché Azul è un platform ambientato in un mondo tutto suo, finito, basta, dove puoi saltare... Zul c'ha il secondo livello che è identico, spiccicato al livello quello coi dolci. Sì, c'è stato un livello coi dolci in Super Mario. Il concetto Nintendo aveva una politica, non c'è, allora non passava niente, ma tuttora non fa passare per nulla. Per creare il proprio prodotto era molto 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 aggressiva. Giustissimo. gli ha permesso di fare quello che ha fatto nel tempo, però di essere una delle poche. Punto. Ciao Paolo, buonasera, auguri a te. Avuto un fanturato, un'identità di arrivare ai giorni nostri, l'unico è questo. Altre sono fallite tutte. Però Harry, perdonami. Ah, vigilanza. Fai leva del tuo potere, dici comunque intento una causa. Un conto che tu hai il presupposto per poterlo o non poterlo fare. Pur io sono convinto che Nintendo, tra virgolette, a volte potrebbe soprassedere. Su questo non ci piove. Te stai dicendo che comunque sia, se poi la causa la vince, perché la vince secondo te? Perché evidentemente c'erano degli elementi. Gioco. È come quando Albano vince la causa contro Michael Jackson. Non ci credeva nessuno, però c'erano degli elementi che hanno portato chi ha giudicato a pensare. Andrei, ti si muove? No. Sì, no. Demo. Sì. Madonna quanto è brutto. Ma lì ci stanno dei tizi che camminano e poi si alzano la coscia. Allora, questo era un giustiziere, quindi è un gioco molto crudo, molto cruento. Io mi ricordo la versione per MSX. Ma io sparo col bazooka che li disintegro. Sì, tra l'altro c'ha tutta una serie di componenti, tu entri dentro le case, poi Oddio, guarda quello che si sta... Puoi recuperare i proiettili, puoi cambiare armi, sotto c'è una mini mappa che ti spiega dove sei. E devi stare attento perché ci sono dei personaggi che sono bravi, buoni e non da uccidere. E guardate come viene spappolato il nemico, arriva il medico e lo porta via. Sono tutta una serie di dinamiche veramente, veramente importanti. Sì, che perde a destra il malvivente. Che ti mena con la borsetta, ragazzi. La prostituta, si può dire. Sì, comunque per chiudere il discorso di prima, io sono d'accordissimo con chi di voi sostiene che Nintendo a volte rompe il cazzo. Su questo non ci piove. Non sono d'accordissimo quando mi dite ma perché non lo può fare. Invece lo può fare come? Tant'è no. Io ho sempre detto che lo deve fare perché è suo diritto. Cioè... Ma allora se è un suo diritto Giana Sister, perché mi dici non lo doveva fare? Giana Sister non c'è motivo. Ma non c'è più motivo di tutto. È un mercato diverso. È un mercato diverso. Ma non lo fa perché è un mercato. Non lo fa però... per il 2 milioni di Commodore 64 venduti, non ne fotte un cazzo di quei giocatori lì. Perché... Esatto. Aspetta, non sprecare paura. Scusate, no, è un modo di Nintendo. No, è un modo di dire, lo fa per tutelare una propria proprietà. Scusate, gioco di parole. Intellettuale, che è Mario. Ma ci mancherebbe, ma certo. Allora, in quel momento. Giustiziere, come si chiama, ragazzi, l'originale? Molto lo dico, aspetta. Ah, io qui puoi fucilarmi. Diverso il motivo. Devi entrare in quelle porte. Diverso, per esempio, il motivo che invece ha spinto Nintendo. Si chiama Death Wish 3. Diverso il motivo che ha portato Nintendo invece a prendersela quando 2 o 3 anni fa è uscito Super Mario Bros. Per Commodore 64. Oh, e lì c'è tutte le ragioni di sto mondo. E lì ha ragione, perché naturalmente ancora lo vendono quel gioco negli store Nintendo digitali. Non vedo perché qualcun altro deve mettersi a dare gratuitamente. Certo.
ma è un motivo. Io non so cosa devo fare, ragazzi, perché non riesco a parte. Ho finito le armi. Si capisce che tocca. Allora, hai sprecato tutte le armi nel tentativo di divertirti. Però il discorso è: tu guarda la minimappa, salendo e andando verso l'alto e il basso, ti cambia direzione. Ok. Sì, ma non poi devi vedere. No, bisogna entrarsi, è un po' strano. Tipo entrare in quella porta, ti porta nella porta, ti porta. La porta ti porta? In una stanza, cioè in quelle praticamente che tu vedi sono delle palazzine azzurre, no? In quelle palazzine azzurre, quelli che lampeggiano, sono questi dove trovi le armi e il proiettile. Stesso solo questo. Potrebbe essere Charles Bronson quello effettivamente, Condor, sai? Potrebbe essere Charles Bronson. Sì, può essere. Però guardate il dettaglio del giubbotto antiproiettile che Sì, buca, sembra quello di Marty McFly. Si buca mentre ti sparano. Ah, certo? Figo, è vero. Tu in realtà sei uscito in pigiama, però il giubbotto antiproiettile. Però ha tanti dettagli belli, però tanti difetti, insomma. Donna. Allora, Ekimi? No, non è male sto gioco. Non riesco veramente però a giocarlo, ti dico la sincera verità. In chat è stato votato? Però una musica fighissima. E comunque, come dicevi, sì, c'ha dei dettagli che sono particolarmente interessanti. Però ci dovresti dedicare il tempo e studiartelo un po', perché se c'è una mappa vasta, io non sto andando. Twitch 3. Vai al prossimo. Ma chi tocca al prossimo? Allora, quanti ne manca, raga? Mancano 4 giueghi. Ok, allora. Allora, questo giochillo qui, vi dico subito, che si chiama Death Wish 3. Sì. Allora, Death Wish 3... Io ho fatto quello vigilante. Sì, ho trovato quello originale. Questo gioco prende 6, un onesto 6 su Lemon. Proprio 6, così. Preciso. Allora, prossimo, Andre. Il prossimo Next. Gioco è Aztec Challenge. Oddio! Questo senti subito accolto con entusiasmo da tutti. Che era l'Aztego, se non sbaglio, no? Aztego, sì. Aztego, sì. Aztec. O anche Egypt Ride. È uguale, ho messo Aztec. Uguale. Allora. Anche My Adventure. Simobol non è ancora tornato. Vai, Marchetto. Simon. Destra, sinistra, esci. Porca sozza. Andrea, mi volete morto? No. Mi volete... Ah, io l'ho fatto di adesso, tocca a voi, poi basta. Allora, Marchetto, quello cazzo potresti essere? Tu che ti prepari per Mario 64. Ma perché? Quello cazzo è? Io voglio mangiare questo pandoribbe, un'ora e un quarto che lo dico e non lo faccio. E perché ce l'hai lì? Manco questo. No. Porco... Come mai? Perché ce ne diversi, scelgo tutti. No, ma ci chiappo mai. Questo? No, li abbiamo fatti tutti. Allora, e il secondo? No, non è possibile. Infatti, ma su questo? Ecco. Era l'ultimo. Te. Allora, a giocare. Grazie a Simo Steel per l'abbonamento. Grazie mille. Allora, un giocatore premio F1. Ok. Giocatore 1, giocatore 2, vai. Cosa state giocando? Stack Challenge, schiaccia te, Marche. E adesso me lo dite. Silenzio, concentrati, chiunque tu stia. Porco. Salta. Basta. Chi se non pigli il tempo è un attimo, Non accazzassi. Corri verso il tempio evitando le lance. Io premo sparo e non va. Fai sinistra. Basta. Silenzio qui, ragazzi. Porca miseria. No. Basta, prendere il... Allora, il gioco è fantastico. Questo va a finire dentro al secchio insieme a Pacland e quella domanda. Mamma mia, aspetta, ci può provare Harry. Scusate, hai il pad o hai l'archetto? Ho lo stick, sto con lo stick. E allora è veramente... Allora, Harry, destra, sinistra? Mamma mia, quanto lo odio sto gioco. Perché sono?
T'ho sentito entusiasta, Henry, lo dico. Allora. Io sono entusiasta, ma non ho molti riflessi. Ok, fai sinistra. Allora, là dice un gioco che ti cambia la giornata da bella e serena, furiosa e incazzata. C'è un po' di laghino. Tanto è chiaro. Questo è impossibile con laghino, ragazzi. Questo è proprio la precisione. Per me pure senza laghino. Ma ci provo io. No, cazzo, ma è fregato. Aspetta un'altra. Fammela fare una. Ah, ok, vai. Che bello questo gioco. Sinistra. Full Norma, ragazzi. A livello di sfida fighissimo. Bastardo, ci sto beccando tutti. Vai, grande. Grande Harry. Eccomi, scusate. Oh, sai, un attimo, ci eravamo preoccupati. Devo lo scrivere, dico, chissà. No, successo qualcosa. No, telefonata, fine. Va tranquillo. Ah, un Aztec Challenge. Esatto. Challenge. Prima pensa, me l'ha fatto giocare a me. L'ho finito al primo tentativo. Tutto? Oh, ma io pure. Sì, tutto. E allora mi hanno detto: no, senti, guarda, non ci gioca più perché è troppo facile per te questo gioco. Guarda, lasciamo spazio a te. Ha finito le vite al primo tentativo. Si vede il tuo esatto. Naso spuntare fino qui a Pesaro. Porca zozza, Simoni, cioè, no, lo metto questo... dentro al cestino insieme a Pacland. Questo, no, questo è bellissimo. Ho detto tutto. Ragazzi. Io questo prendo certe imbarcate, no? Che muori, poi ok, riparti, boom, morto. No, questo anche con micro lag, un microsecondo è già difficile. Questo su LCD è ingiocabile, se usi real hardware perché lo schermo fa la conversione da analogico a digitale e crea latenza, esatto. Sì, ma io ti ripeto, questo anche con real hardware, col CRT... Io l'ho giocato con Vice, ultimamente anche con... Occhio. Si gioca, si riesce a fare benissimo. Veramente quel decimino di no! Di lag che hai. Capo, porca madonna. No, Parsec effettivamente. Quello è un gioco che deve essere proprio. È veramente un gioco cattivo sotto questi punti di vista. Il primo livello è veramente frustrante. Gli altri sono abbastanza, non così tanto. Votiamo in chat intanto. Il secondo è molto più semplice rispetto a questo. Però la cosa bella era un multi. Questo, ragazzi, se non dico cazzate, esce nell'83 questo gioco. Esce nel 1983 ed è eccezionale perché comunque c'è Paul Norman dietro e si vede. L'uso della musica, cioè il fatto che la piramide compare andando e la musica cambia il ritmo. Aspetta, un attimo, non mi chiama. Vai. E niente, muori. Tutti lo chiappai, Aztec Challenge sul Lemon, ve lo dico quanto prende. Secondo me è più di 8. 7,9. Dai, per un pelo. Io non ci posso credere. Comunque, tanto Marchè in grande classico. Marchetto, allora, 1983, questo fu il primo gioco che io ho visto per home computer a casa di Fabio, quando facevo le elementari, lui aveva il Commodore, aveva il biscottone. E mi fece vedere per la prima volta questo gioco. Io rimasi scioccato, veramente. Scioccato. Vai, Marchè, prossimo per te. Adesso è frustrante e basta. Andrea? Io veramente non riesco a trovare... Qbert. Cazzozza. Quello lo fai tu, Marchetto. Qbert, mamma mia. Sì, come si chiamava Qbert, chissà? Ah, te lo dico, aspetta. Si chiamerà Norberto. Norberto, mi pare. Norberto. Sì, mi pare che si chiama Norbert Fanboy, no. Qbert, questo è quello originale. Qbert, no, si chiama proprio Qbert. Un cioccolatino. Ma no, però me lo dà originale. Andorin. No. Ragazzi, Paul Norman, tanta roba. Forbidden Forest. Allora, Berto, no, scusa, MSX, scusa. Bertoldo, Bertoldino e Cagasenno. Non c'è. No, questo è Bibert. Vabbè, famo quello originale. Fai B. Sì. Fai Q. Non c'è. Col Q e col Bert. Q-Bert. Col Q.
Allora, facciamo questo, via. Ah, però te l'ho tolto. Porco diavolo. Mi sa che eri il 2, mi pare, Marché. 2. Sì. Sì. Sir. Yes, sir. Dice Zart si chiamava Povero Bertos. No, veramente? Povero Bertos. Toglielo Bertos. Povero Bertos è bellissimo. Da questo fu ispirato G.I. Joe Arcade. Mamma mia. Che paragone. Oh, sì, Povero Bertos, ragazzi. A parte che G.I. Joe Arcade. I nomi erano quelli. La fantasia di chi li scriveva. Sì, ma soprattutto la cosa clamorosa erano le descrizioni dei giochi all'interno dei libricini che c'erano con le cassettine. Altro, no? Joystick, come sa. Prova. Erano fantastiche quelle descrizioni. C'era veramente della poesia. Oh, graficamente non è male. A tipo Cuber. No, assolutamente no. Che deficiente. Anche il sound non è male. Io ho trovato sempre questa isometria, portami via. Io ho difficoltà veramente grosse di questo gioco. No, no, infatti laghi è fatto molto bene. Questo sì, ma guarda che bella grafica. Guarda quelle palle come sono belle. Diceva quello. Prendi uno degli ski. No! Oh, Ken Falco, maestro, auguri. Okay. Bella Ken. Oh, maestro Ken Falco, buonasera, auguroni. Ah, e quei dischi si possono prendere? Sì, i dischi ti riporta su e quelli che, diciamo, che ti salva la vita, via. Il sensore. Non lo sapevo. Level 1. Jay Bird. Cazzo, è bella conversione. È fatta quasi uguale, eh? Sì. Ok, quello me insegue. Pin disco che praticamente loro li butta tutti. Dai. Se prendi un disco loro praticamente li butta tutti fuori. Ah, ok. Lo sapevo. Ci provo subito. Appena serve. Oddio! Niente, non buttavo fuori nessuno. Quindi questo è diverso rispetto all'arcade. Ma sei no. Bastardo! Col disco o senza, dice Nicotto? Quanta cattiva. Io andavo giù. No, adesso non c'era bisogno. Vabbè. Dai. Che fastidio, che pessimismo. Ci provo. Vedi, però. Quando ti viene quel prurito. Intanto votiamo. Questo qua è giocabile. Votiamo in chat per Qbert. Arriva già il nemico. No, Qbert. Crashato Parse. Ciao, Gappe. Buonanotte. Non ti preoccupare. Esatto. Ciao, sì. Ste, pure a te. Sto maledetto, sai che fa? Ti mette il pupazzo, il nemico te lo mette dopo che tu hai fatto la mossa e tu non puoi tornare indietro. È fatto apposta. Aspetta quello che fai te e poi lui si muove. Esatto, e quando ti viene contro il pupazzo, no, adesso... no. Che puoi dire che cazzo. Ma perché io lì penso che voglio andare su quello che sta adiacente, invece no. Stai tranquillo, vai. Con poesia. Comunque no, qua ho visto 8, 7 e mezzo, 7, 7 e mezzo, quindi questo è piaciuto, dai. Ma era bastardo quel serpentone. No, ti sei incastrato. Carognone. I livelli successivi sono anche peggio, delle vere sfide. Bello. Dai, prossimo marchetto. Così. Andrea, scusa. E quanto prende Qbert, Marché? Qbert su Lemon prende... un bel Qbert. C'è l'asterisco, Qbert. Prende 6,9. Ma pensavo beh, di più. Beh. Allora, Andrea, che... next. Andrea. Non c'è. È un mostro che distrugge tutte le astronavi. No, ma non è mutato. Andrea. Io non mi ricordo. Allora, io ormai siamo andati. Io vedo un 16 che è la strega. Forse l'ha mandata. Fammi vedere. No, no.
Vabbè, vediamo sta strega che prima dovevamo fare, non l'abbiamo fatta. E poi passi. E poi stop. Facciamo altro. E se passiamo al Mario, se vogliamo passare. Allora, la strega qua mi dà Cauldron. Strega o la maga? Il nome del gioco. Maga, maga. Rieccolo, scusate. No. Eccolo. Scusate, sono stato a pisciare. Chi era il prossimo, Andrea? L'ultimo, dove, dopo Qbert era Vendetta. Vendetta, no, Vendetta non c'è. Cribio, ma veramente Vendetta. O per i contadini Vendemmia. Mo ci provo a vedere, ma Vendemmia mi sa che non c'è. Vendetta è agghiacciante, ragazzi. Agghiacciante. Ah, la gang, sì. La gang. No, non è la gang, non c'è Vendetta. Ragazzi, fidatevi che è agghiacciante. Se parliamo di quello, se parliamo di quello della System 3, non c'è. C'è solo c'è originale, vedi? Sì. Che è questo. Proviamo questo, dai, poi. L'avevo comprato anche originale, pensavo. Pure io. A me era piaciuto un che sacco, c'è sta, sì. C'è sta la parte in macchina, no? Di, con di la F40. Sì. Agghiacciante. Era anche abbastanza corto come gioco, eh. Agghiacciante. Però difficile. Sì. Allora, F8. Ma forse mi confonde. Play. E c'ha lo stesso sistema di controllo di sì, è, tanto è sempre loro, nel senso loro. Deve piacere, è sempre il sistema di genere. Mi sono confuso con Vigilante che è agghiacciante, fa che agghiacciante. Vigilante. Scusate. Quello fa c'è un mostro che distrugge tutte le astronavi. Allora, press fire to begin, level 1, vai. Comunque volevo dire a Turica che mi rincresce, ma il menù è tutto di pesce. Peggio per te. Vai, Marchi? No. Let's rock. Aspetta. No, non capisco stasera che cazzo. A proposito di Nintendo, questa mattina mi sono fatto una mezz'oretta di Sonic. Porta se muore. Che male non fa. Ok. Questo è andato. In questo caso isometria portami via. All'epoca c'erano un sacco di giochi. Lo so, e c'era un altro era l'unico idea. Modo per creare un ambiente 3D fondamentalmente. No, però attenzione perché questo qua, a differenza di The Last Ninja, quello che tu gli dici di fa, lui fa. Cioè, se io adesso sto andando in diagonale alto destra, lui fa così. Se io voglio tornare indietro, giro in basso diagonale sinistra. Attenzione, permettimi, questo è peggio. È molto più brutto da vedere, no? E questo qua? Da vedere, insomma, sì. Da tanto. A me non mi sembra dello stesso mi livello. Mi pare brutto. No, non che sia brutto, è più brutto di quell'altro. Di The Last Ninja, che mi sembrava tecnicamente non realizzato molto, passare, porco. Molto meglio. Cosa stai facendo? Stai pistando i piedi? Sì. Che altro lo stanno menando, Marchetto, guarda. Guarda come lo menano, eh. Guarda lo corca. Yeah, fuggi. Ameri, quando arriva sta fuggi. Come si fa a entrare qui? Ma io come faccio a entrare qui? Voglio entrare. Okay. Si ricorda. Ecco. Pagato, dove fanno entrare? Guarda. No. Ho capito. Isometria portami. Ecco, mena. Dai, girate però. Dai. Ma però non ricordo che ci fossero pezzi con i salti, quindi era un po' più facile da quel punto di vista. Senti come si vedono. Caccia loga. Allora, se non sbaglio, qua adesso si possono prendere armi. Vai. Che armi hai? No? Sì. Mi sbaglio? So. Ah, boh. Cosa sta facendo il personaggio? Sì, c'era da di gallo, le labbra turicano. Stava ballando le X blu dove puoi raccogliere cose. Però qua mi pare che non mi dà niente le X, oppure sono apparse, io non l'ho viste, non lo so. No, ce n'era una nell'angolino lì a sinistra dove c'è quel fucile davanti, sopra il fucile. Allora, com'è Marchetto questo? Bello. Dio. Questo pure, se non sbaglio, è uscito comunque abbastanza avanti, se non mi ricordo male. Ta-t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 a-
fermo lì. Avete votato in chat, ragazzi, per Vendetta? Il balletto del marchetto. Cosa? Il balletto del marchetto. Esatto. Mi sa di no, vero? No. No, non ho visto i voti in chat. Ah, eccola la crocetta lì. L'hai vista? 8, 7 e mezzo. L'ha vista? Probabilmente c'è qualcosa da prendere. Da raccogliere. Hai 60 minuti per finire la missione, dice Brigal. Ci riuscirò mai. C'è pure tipo un Prince of Persia. Cosa? Abbiamo preso delle tronchesi. Allo stesso tempo che hai su Prince of Persia. Eh sì, sì. Sì. Comunque quando canticchiate dite il titolo, se no stanotte impazzisco per ricordarlo. La canzone che stavate a cantare qual era? Coso, Tetris. Non sono, un attimo per andare in bagno. Tetris. Questo è il film Commando praticamente. Sei scemo, ma questo c'ha il fucile, come faccio? Devi raccogliere quello che c'è nel... ma non me lo fa raccogliere. Nella stanza di là. Poi ci rivado, ma... in qualche maniera maniera riuscirai. Da capo? Sì. Gli dai qualche prima calcio? Poi tu riuscirai. Ma il pipo? Va capito. Non so. Bella domanda. Sarà addormentato, dai. Bella domanda. Sì, prima ha detto c'ho fame, infatti pensavo che andava a letto. Che andava a mangiare a letto. Esatto, o il comodino. Microsonno. Beh, lunghetto sto microsonno, madonna. Tanto micro. Andre, quindi rimane un gioco? Aspetta. Vendetta. Ho messo a posto dopo Vendetta, cos'è che c'era? Sì, ce n'era uno. Adesso me lo ricordo. C'è uno vigilante, per cortesia. Quello scatolone. C'era, aspetta. La scatolina grigia. C'era Creatures. Bello. Due o uno? No, uno. Non fa nulla, Simoni. Mannaccia. Lì però c'erano gli... Vai, facciamo far Creature al buon Simoni. Oh, ok. Vai. No, Andrea Marchese, vuoi andare avanti? Vai. Come faccio a pialle? Destra, allora, sinistra. Il melo, qui sono L'ha accese presa? Le tre stelline, a sinistra sotto le casse e a destra sotto le due casse in basso, e sul pavimento quella lineetta nera. Ok, la lineetta nera ho presa. Ho presa. E credo che con la barra cambiavi le armi, cioè al posto del pugno. Allora, così... Ok, bomba. Avevi anche bomba. Il pugnale. Poi, allora, pugno, pugnale o bomba? Che te metto? Metti ma a bomba. Come si tira però? Boh. Allora, Zarro dice, è la sigla di Spazio 1999. Ah, quella cantavate? Sì, quella di prima, sì. No, la Palombella era Tetris. Palombella dolce. No, è due. Lo cazzo tira sul muro? Niente. Si è appiccicata. Tu devi correre dietro, che fai? Gli frega i soldi, che? No, not lì. Devi rimettere il pugno per menà. Sì, no, ma io non vorrei mettere. O meglio il coltello. Magical Lipton per me. Numero uno. Porco. Niente, sono morto. Orco. Ah, leva sto gioco. Allora, vai Simoni, facciamo Creatures. Quanto prende questo? Questo qui su Lemon, mo vo dico. Su Special Program è Fantasy. Allora, Vendetta.
Vendetta della System 3 prende 7. Ci sta. Allora. Questo che è quindi Creatures 1 o 2? 1. Destra, sinistra, Simo? No, devi farmi entrare Super Secu. Gentilmente che si era rotto. Vabbè, allora ditelo. Allora. Si era rotto. Allora, schiaccia. Clic. Madonna mia, quanto è bello sto gioco. Ha preso? Ti va? Ci ha fatto. Bellissimo. C'è un design fighissimo. È troppo bello. Poi è semplicissimo, non è che dici, però è un'idea intelligente, fatta bene, figo. Diventa anche, diciamo, un pochettino tattico dopo, perché tu c'hai a disposizione delle nuove armi che tu prendi, no? Poi c'è sto sputo che è stupido così, che te va a fare un bella. Poi c'hai altri tipi di armi, altri tipi di sputi, e quindi diventa più carino, perché comunque devi capire che tipo di arma devi usare e quando. Esatto, è una cosa veramente bella. Il problema è che è Like, questo è il primo estremo. Questo è il Creatures 1. Questo gioco è crudele. Questo è veramente crudele, sì. No, abbiamo detto che facciamo il primo, eh. Sì. Questo è il primo. Ma stai a sentire, Andrea, che ci stanno sia musica che effetti sonori insieme? Sì, no, ma poi proprio ti ripeto, è figo il design, cioè è semplice, non è che dici a chissà cosa, però... Vedi subito. Ah, Laghi aveva chiesto il 2, però. Io ho scritto l'1, scusatemi. No! Tranquillo, c'hai due vite. Al prossimo DLC. Al DLC, esatto. Prossimo Next. L'espansione. Occhio! Harry, non ci abbandoni, che me devi fare un po' di Super Mario, dai. Io ci sono. Mario 64. Però non so quanto resiste. Vabbè, dai. Quello che te ne va. Tanto già abbiamo Andrea che ci guida. Sì. Sì. Che pelo. Dico, so figa queste musiche. Sta sfiorato. C'è un cazzo da fare. Il Sid, ragazzi. Non c'è niente da fare. Un gran spolvero il Sid e tanta roba, eh. No, mediamente se ci mettevi un po' di grazia facevi delle figate. Sì. No, io mi vado a cercare certe volte delle compilation che stanno su YouTube. The Best Sid. Forci 64. Ce n'è diverse. Mamma mia. Che credo. Belle che sono certe, raga. Ciao Nicotto. Oh, ciao Nicotto, grande. Saluto a Fra. Quanti miliardi di volte è capitato che c'era un gioco di merda con delle musiche, però. Comunque fighissime. Sì. Io, per esempio, una delle canzoni più belle che ho sentito sul Commodore è quella di Grand Prix Circuit. Mi piace da morire, madonna. Eppure la... vabbè, a parte R-Type. Ciao, bravo Rob, buonanotte pure a te. Il tema di R-Type è bellissimo. Ciao, bravo Rob, grande. Buenas noches. E poi c'è la musica del primo Turrican. La schermata iniziale del primo Turrican, che è bellissima. Ragazzi, bravo Rob, stavo salutando Nico, che cazzo dite? No, ma pure io l'ho detto. Ciao, bravo, buonanotte. Vabbè, abbiamo fatto una cosa in più, mica una cosa in meno. Allora, ragazzi, votiamo in chat per Creatures. E poi il buon Marchetto ci dirà quanto piglia questo. Capirai, Creatures prende tanto, regà. 9 per Laghi, 8 per Berto, 8 Hyper, 7, 8 e mezzo, 8 meno, 8 per Briegel. No, 8, 8 e mezzo. Bellissimo voto, 8 e mezzo. Secondo me dei livelli così di eccellenza si raggiungono soltanto con Mayhem. Quello però. Big Quest e Big Quest di Savona. Che è bellissimo, ragazzi. Adventure. Cosa? Miami Monsterland Adventure. Sì. Secondo me Monsterland. Secondo me raggiunge sti livelli qua. Grande. Sì.
E poi allora, Bert dice It's Magic 2. It's Magic 2? Qual è? Non lo so. No! Chio! L'avevo confuso con un insettino. Questo è veramente bello. Mamma mia. It's Magic 2, non so quale sia, Anco io. Chi è? Anco io. No, Pibo. Ma che fine ha fatto? Comprando la mia nonna a mezzanotte sono stato. Ma dai! Fagli l'auguri. Auguri, auguri! Quanti anni fa, Andre? 82. Ci senti? Grande, bello, bello. Top. La sorella, è uguale alla sorella, Alex. Spettacolo. Uguali i denti. Però cucina meglio. Sì, tanta roba. Beh, è sip. Vai ragazzi, andiamo a fare Super Mario? Dai. Ci siamo? Che dite? Dai, vai. Vai, colpisci. Sprizzo gioia da tutti i pori proprio. E tu di cazzo. No, ma è vero, sono contentissimo. Giuro. Te lo giuro. Nutellib. No, allora. Sì. Ciao Iperchez, buonasera. Ciao Iperchez. Allora, quindi qua leviamo i padri. Che modi. Allora. Che è quella cosa, Andrei? Anzi, sì, ma poi è il pupazzotto che era dentro alla cassetta di Creator. No. Sì. Ah, ma io non lo vedevo. Ah, questo? Sì. Grande. Aspetta, magari si allora. Vediamo, adesso abbiamo detto che dovrebbe partire il buon Harry. Harry. Allora. Ardecchilo. Vado io. Ardecchilo che torna. Ardecchilo. Allora, Harry, mi schiacci lei? Vai. Microsonno. No, ma aspetta, è mutato? Mi sentite? Se. Il microfono spento. Dai, Harry. Apposta. Ma perché? Sto attaccando il pad, un secondo. Vai. Oh, dance with my hands. Non mi si attacca. 15. Non mi si attacca. Molto creepy. No, non mi si attacca. Non mi si attacca. 20, 10. Oh, pipì, ma quando si fa un altro torneo? Io da... Il torneo a chi? PES. A Generelli volevi dire? No, a PES. Generelli è troppo forte, sì, non c'è partito. Allora. Sì. Dubbi. Qua? Dubbi. Io sento dubbi. Allenate. Allora, qual era? Non mi ricordo. Allora, Hotkey, eccolo qua. Hotkey, ragazzo. Aeri. Ho bisogno. Ci andremo. We'll be right back.